Pomeriggio, mi fa molto piacere di vedere anche nuovi visi tra il pubblico. Benvenuti. Prima di iniziare la seconda parte della nostra giornata di studio intitolato la storia dell'arte tra scienza e dilettantismo, metodi e percorsi, vorrei ringraziare l'Istituto Svizzero e il suo direttore Christoph Riedweg per l'accoglienza. L'istituto ci offre anche il caffè intorno alle 4:20 e alla fine un aperitivo rinforzato, dunque vale la pena di stare fino alla fine. Cedo subito la parola al moderatore di questo pomeriggio, ma non senza presentarlo brevemente. Giuseppe Bonacorso è ricercatore e docente universitario di storia dell'architettura presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma Tor Vergata. Giuseppe svolge attività di ricerca presso l'Università UAV e la Biblioteca Herziana. Studia in particolare la storia dell'architettura dell'età barocca e del Novecento, temi su quali ha pubblicato numerosi contributi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Cedo la parola a Giuseppe. Grazie. Allora, direi di cominciare subito i lavori di oggi pomeriggio. Il primo relatore è Virginia Bonicatto, dell'Università Nazionale della Plata, quindi dall'Argentina, e prego di accomodarsi al banco. Il suo intervento si intitola Scrivere e descrivere la trasformazione delle fonti in argomentazione. Dico soltanto due parole per tracciare un brevissimo profilo di Virginia, che abbiamo conosciuto recentemente a Tor Vergata per aver partecipato, faccio un po' di pubblicità, al nostro convegno Grand Tour del Terzo Millennio. Lei proviene dalla Facoltà di Architettura e Urbanistica, appunto, dell'Università di La Plata, e insegna storia e teoria dell'architettura. Ha studiato prevalentemente l'architettura del Novecento e in modo particolare alcuni, diciamo, architetti che hanno anche una relazione con l'Italia, in modo particolare Palanti e Francesco Giannotti, argomenti dei quali, insomma, parlerà anche oggi all'interno del focus del nostro convegno, quindi della metodologia di studi architettonici. Grazie. Bene, buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziare Ariane Varela Braga e Marcel Henry per l'invito a questa giornata di studio. In primis farò una breve introduzione in italiano che sarà in definitiva una sintesi della presentazione, già che ancora il mio italiano non è del tutto comprensibile. In seguito il resto della relazione sarà in spagnolo, dove cercherò di parlare molto molto piano, al fine di agevolare l'ascolto. Ho preparato altresì alcune didascalie in inglese. Questa presentazione ha lo scopo di raccontare il percorso che ho intrapreso durante la realizzazione della mia tesi di specializzazione post laurea, un master biennale in storia dell'architettura e della città. Quindi descriverò quali aspetti metodologici sono stati utili per ammorbidire il linguaggio scientifico e per trasformare il materiale raccolto, cioè la molteplicità di fonti documentari, archivistiche, fotografiche, eccetera, che spesso provenivano da altri linguaggi come la statistica. In gran parte inedite, trasformare queste fonti in una narrazione coerente che poi è diventata la tesi vera e propria. In una prima parte spiegherò il perché è stato necessario per me eseguire un master biennale come esperienza preliminare al dottorato di ricerca nel contesto della mia sede accademica, l'Università di La Plata, Facoltà di Architettura e Urbanismo. Poi racconterò velocemente la fase di raccolta del materiale e della nascita delle prime ipotesi. Infine, illustrerò l'esperienza del laboratorio di scrittura, che è diventato uno strumento fondamentale per la stesura della tesi. Il contesto. La carriera di grado nella Facoltà di Architettura della Plata tiene un carattere professionalista, cuyo programma
no incluye materias que incentiven la educación científica. Como consecuencia, se generan profesionales, arquitectos, que generalmente se dedican al diseño, es decir, a la proyectación y dirección de obra. Por lo tanto, después de la graduación, es costumbre arraigada, al menos en el área de historia de la arquitectura, realizar una doble titulación. Primero, los alumnos cursan una maestría, un máster, que sirve como un adiestramiento introductorio que permite realizar una investigación simple. Con esta preparación, posteriormente, se ingresa a la carrera de doctorado ya con una experiencia adecuada. Ahora, en cuanto a la recolección de material, mi trabajo de tesis trataba sobre los primeros rascacielos en Buenos Aires, desde el 1907 al 1929, y él mismo presentó ciertas dificultades, ciertos problemas que debieron ser afrontados en el transcurso de los estudios. Ahora, si bien el campo historiográfico había demostrado la existencia de un nicho de exploración interesante, a la vez incorporaba un problema en la medida en que las fuentes secundarias, la historiografía, eran escasas, prácticamente inexistentes. En este sentido, fue fundamental y obligatorio el relevamiento, la recolección de documentación de fuentes primarias, como planos, memorias municipales, artículos en periódicos, revistas o fotografías históricas que me ayudaran a reconstruir la historia de un grupo de rascacielos. La búsqueda y el análisis de las fuentes primarias fueron entonces el primer paso para poder empezar la investigación, un trabajo que no es habitual en una tesis de máster. En cuanto a las fuentes, sus características, las características de estas fuentes encontradas, eran de índole muy diversa y, por tanto, como es habitual en estos casos, se planteó el desafío de integrar y mezclar datos que comprenden desde los estudios urbanos a la historia económica, desde la sociología a la cultura material, con referencia, naturalmente, a la traducción arquitectónica. Entonces, de este despliegue de material se decidieron seleccionar cuatro diferentes variables de estudio, que luego se transformarían en capítulos de la tesis. La primera variable de estudio se relacionó al aspecto urbano. Para ello, se analizaron planes y proyectos urbanísticos realizados para la ciudad de Buenos Aires durante el periodo estudiado. Los mismos permitieron comprender si había o no una lógica en la ubicación de los rascacielos, es decir, en nuestro objeto de estudio. Lamentablemente, como muestra la imagen, se concluyó que dicha lógica era inexistente. Buenos Aires no posee ni hubiese poseído un skyline planeado. Y en este sentido, quiero remarcar que una herramienta metodológica esencial fue el fotomontaje digital, es decir, los medios digitales, que permitieron validar las hipótesis e ideas demostrando que Buenos Aires hubiese tenido un skyline. Como segunda variable, me referiré al aspecto económico-estadístico, es decir, se usaron fuentes como censos, almanaques, publicidad de venta de lotes en periódicos que permitieron determinar cuál era el valor, el precio por metro cuadrado en aquel tiempo en el centro de Buenos Aires y, como consecuencia, detectar cuáles eran las zonas más rentables, en este caso,
Las herramientas metodológicas utilizadas fueron una serie de grillas para ordenar los datos relevados que, sucesivamente, fueron pasados a mapas de la capital federal para observar en qué zonas de la ciudad se ubicaban los rascacielos. Los mismos se ubican en zonas de la ciudad donde el valor del terreno es el más alto en relación a la periferia, aún a pesar de estar los rascacielos distantes entre sí. En cuanto al aspecto sociocultural, como tercera variable, se analizaron fuentes como revistas, periódicos, textos literarios que narraban sobre la ciudad y permitieron determinar no solo el imaginario de modernidad y de progreso de la época, sino qué influencia tenía la imagen del rascacielos asociada a las ideas de progreso y modernidad a principios del siglo XX en Buenos Aires. Se concluyó que la imagen de los edificios en altura estaba muy difundida en Buenos Aires ya desde principio del siglo XX y sobre todo desde el aspecto publicitario. Esta circunstancia obviamente demuestra el gran influjo que este tipo de construcción en altura ejerció sobre los comitentes. Por último, la cuarta variable a estudiar fue el aspecto técnico y constructivo. Para ello, se analizaron fuentes proveniendo de revistas técnicas especializadas, fotografías pertenecientes a antiguos legajos de obra, planos, proyectos, dibujos, y esto permitió, a través de la observación, determinar cuáles eran los sistemas constructivos disponibles en ese momento y dar cuenta de la mayor o menor innovación que nuestros rascacielos presentaban desde el punto de vista técnico. El estudio de esto demostró que, sorprendentemente, la técnica utilizada en la mayor parte de los casos fue el cemento armado. Esta técnica, en aquella época, no era particularmente difundida, ni siquiera en los Estados Unidos. Y en ningún caso lo había sido para edificios de tales alturas. Por ejemplo, la Galería Barolo de 90 metros, el edificio Mianovich de 80 metros o la Galería Güemes de 77 metros. El resto de los edificios, objeto de la tesis, fueron construidos con la convencional técnica de estructuras en acero, no presentando características muy diferentes a aquellos más conocidos de Chicago o Manhattan. Por último, una vez que la recolección de datos estaba realizada y su análisis completo, un problema significativo e importante fue la escritura de la tesis. Y en este aspecto fue de gran importancia la participación en un laboratorio literario que sirvió como instrumento imprescindible de síntesis y narración en la escritura de la tesis. No solo se analizaron textos literarios, se escribió escritura creativa, discusión de fragmentos de la tesis, ideas y demás, sino que una vez transcurrido 3 meses del taller, se realizaron índices tentativos de la tesis. Una vez redactado el índice definitivo de la tesis, se intentó desarrollar los capítulos. Para ello, se propusieron diferentes ejercicios metodológicos con el fin de facilitar la redacción. Por ejemplo, se planteó la selección de una serie de epígrafes que pudieran acompañar eventualmente cada capítulo. A través de la lectura y discusión de textos literarios congruentes con el periodo de estudio, los autores debían tomar determinados parágrafos que fueran útiles para adquirir flexibilidad y un adecuado manejo de la redacción.
La misma, la narración de la tesis, debía transformarse de un discurso científico y descriptivo a una armónica narración con carácter más bien literario. Para ello se implementó la escritura de cuentos a partir de determinadas premisas para poder evidenciar el esquema narrativo de los mismos. Durante este ejercicio se pudieron determinar los principales personajes de las historias, los espacios, el tiempo, etc. Esto fue inmediatamente aplicado a la lectura de los borradores de los capítulos de la tesis para verificar si ciertos mecanismos eran respetados. Por ejemplo, en el caso de la construcción de la biografía de los autores, arquitectos, comitentes, se aplicó este método. Asimismo, las técnicas de corrección se aplicaron mediante la individuación de errores como la cacofonía, la repetición o las faltas gramaticales. Para concluir, quería señalar que la estructura final de la tesis fue organizada como parte de una narración continua conformada por los diferentes capítulos que fueron, en definitiva, cada uno de los enfoques precedentemente citados, es decir, urbano, cultural, económico, técnico, vinculados entre sí a través de la figura del rascacielos como protagonista. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora, grazie Virginia. E voglio ricordare che la sessione pomeridiana è strutturata come quella della mattina, quindi alla fine di ogni contributo possiamo formulare alcune domande al relatore inerente all'oggetto appunto della relazione. In questo caso appunto lo studio di Virginia sul grattacielo in Sud America. Se ci sono quindi delle domande, delle curiosità, possiamo allora... Magari faccio io una piccola domanda, cioè l'uso del disegno anche come confronto con la realtà, se è stato utilizzato, se ci sono delle differenze sostanziali dal progetto alla realizzazione, soprattutto per Palanti, ma insomma anche in altri esempi che hai potuto verificare. La confrontazione entre il progetto e la obra realizzata, me parece, voy a intentar ser breve, y hablaré lento, me parece un aspecto muy interesante porque entre el proyecto y la obra concluida, entre el edificio, que también fue tomado como, por supuesto, fuente primaria, existen determinadas variables de estudio, sobre todo en el caso de Palanti, como vimos, que es un personaje particular. ¿Por qué? Porque entre el diseño y la obra terminada existen diferentes versiones, cambios que se producen porque en el caso, por ejemplo, de Palanti y otro de los rascacielos, el edificio Mianovich, hay variantes en el diseño desde el proyecto a la obra construida por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, y en la minoría de los casos por decisiones del comitente o del arquitecto. Entonces, es interesante señalar cómo las decisiones políticas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante en Buenos Aires, influyen en la forma final de un edificio. Y en este sentido, contrastar el proyecto inicial con la obra terminada es algo muy rico. No sé si esto... Va bene. Okay. Bene. Grazie. Ci sono altre curiosità? Prego. Sì. Parlo italiano, posso? Sì. Particolarmente quelli di New York, più che non quelli di Chicago, ed eventualmente
qualche altra fonte europea, a occhio e croce io vedrei qualche riferimento all'architettura modernista, soprattutto francese, però potrebbe essere un'impressione. No, sì, certo. Sì. Prego. Caratteristico dell'architettura di Buenos Aires che non ritroviamo in altre architetture. Io non mi intendo di architettura, quindi mi incuriosisce capire cosa differenzia, cioè, l'architettura tipica della città. Bene, rispondo la sua prima in spagnolo. Me parece que en esto la doctora Bares puede estar de acuerdo, ¿no? Que si hay un elemento característico en Buenos Aires propio de la arquitectura, si entendí bien la pregunta de ella, ¿no? No, no lo hay. Per questo rispondo quella prima, no, non ce l'ho. En cuanto a su pregunta, de estos rascacielos yo identifiqué 5, pero esto fue parte de la metodología, determinar el objeto de estudio. A través de determinados puntos identifiqué 5. De estos 5, hay 2 rascacielos que son similares a rascacielos efectivamente de Nueva York y no de Chicago. Se pueden ver. Tienen similares características. Y en eso lo que yo pienso que influye es el tiempo de obra, porque estos rascacielos son similares. Tienen características no solo estructuralmente, sino en función, la función del edificio es similar, morfológicamente son similares y estaban destinados a obras que debían ser construidas rápidamente. A diferencia de los casos como la Galería Barolo, que tomó más tiempo de obra y en ese caso se experimentó. En cambio, en estos 2 casos que son similares a los rascacielos norteamericanos, uno de los casos directamente toma un rascacielos norteamericano y lo reinterpreta, los tiempos de obra eran acotados. En cambio, en los casos en que sí se diferencian, primó la experimentación. Es el caso de los italianos. Francesco Gianotti, que realiza la Galería Güemes, es un edificio técnicamente fantástico, y Mario Palanti en la Galería Barolo. El tercer edificio, si bien presenta una estructura en cemento armado, que es una innovación, no tiene mayores características que esta estructural. Y presenta morfológicamente características similares a los rascacielos norteamericanos. En cuanto a los edificios en altura que hay en Brasil, sí son similares a los norteamericanos en el sentido que reproducen en planta y en algunas cuestiones estilísticas, como el coronamiento, el basamento, ejemplos previos. Me atrevería a decir que, según lo que yo he estudiado, los que reúnen características más particulares son la Galería Barolo y la Galería Güemes de Gianotti y Palanti. Ci sono altre domande? No. No, un'ultima curiosità invece volevo chiedere ancora io, se non, che riguardava invece la pubblicistica tecnica, cioè praticamente volevo sapere se in Argentina o in America Latina già agli inizi del Novecento esisteva una pubblicistica tecnica a riguardo dei grattacieli. Faccio un esempio italiano, per esempio in Italia esisteva qualche piccola monografia e alcune riviste di settore, tipo L'Ingegnere, addirittura Gustavo Giovannoni scrive una serie di articoli sugli skyscrapers, che tradotto allora in italiano erano i pettini del cielo, poi dopo tradotti in grattacielo. E volevo sapere se c'era qualcosa del genere anche sì. In Argentina. Sì, certo, sì, sì, ce l'ho, l'hai, sì. Oppure leggevano una letteratura straniera, insomma, che veniva dall'Europa, sì, o dall'America. Sì, cuestiones técnicas
referidas a los rascacielos en publicaciones, en revistas técnicas, existen, yo encontré desde 1903, publican notas relacionadas a los avances técnicos y a la arquitectura relacionada a los rascacielos norteamericanos, pero en acero, construcciones en acero. Las revistas que publican sobre hormigón, sobre cemento armado, son comúnmente francesas o alemanas, pero publican notas sobre el uso del cemento armado en relación a obras de infraestructura. Las construcciones en altura, o sea, los rascacielos, sí, era muy común, no solo en las revistas técnicas, sino en la publicidad y en los periódicos, estas notas relacionadas a la construcción en altura. Okay. Gracias. Allora, passiamo insieme. Passiamo al secondo intervento di oggi di Carina Baurigel, che invitiamo qui. Cioè? Sì, eccola. La presento brevemente, laureata all'IPS nel 2008 con una tesi su Andrea Sansovino, seguita dal professor Frank Zöllner. Nel 2010 inizia i suoi studi di dottorato presso l'Università di Vienna e seguita da Sebastian Schulze. Dal 2009 ha collaborato al Kunsthistorisches Institut di Firenze e dal 2011 è borsista alla Biblioteca Herziana qui di Roma. Il suo intervento porta questo titolo: Come si organizza una monografia artistica nel XXI secolo, il caso di Massimiliano Soldano Benzi, che ci racconterà. Grazie. Grazie per l'introduzione. Ariane, maestra, grazie per l'invito. Vorrei anche colgo l'occasione di ringraziare anche tutti che mi hanno aiutati negli ultimi mesi. Innanzitutto Anna Rad per la motivazione continua, Camilla Fiori che è già una istituzione per l'edizione di testi italiani alla Herziana e last but not least Ridi Riedmatten che per tante discussioni stimolanti e anche risveglianti. Prima di presentare il mio studio vorrei spendere alcune parole sull'importanza della monografia all'interno della nostra materia in generale. Cronologicamente la storia dell'arte era in origine una pura storia di artisti. Inizialmente con Vasari, l'artista era al centro della storiografia artistica. Con l'illuminismo, però, con gli eruditi tedeschi Winckelmann, Hegel e Burckhardt, lo sguardo si spostò dall'artista sull'opera d'arte, interpretata come espressione di un'epoca e di un ambiente culturale specifico. Nel XIX secolo, la storia dell'arte era stata accolta frattanto in ambito universitario. Essa veniva intesa principalmente come storia dello stile, ma si occupava anche intensivamente della specifica maniera del singolo artista. Attribuzioni e confutazioni di precedenti attribuzioni divennero un'occupazione preminente. Il desiderio di individualità era talmente accentuato che il lavoro di intere botteghe veniva assorbito nel nome di pochi eccellenti individui. L'opera d'arte così rivestiva interesse soprattutto quale documento di una personalità artistica eroicizzata e mitizzata. Il movimento contrario, formatosi negli stessi anni tra cui i protagonisti configurano Warburg e Riegel, respingeva la disamina di opere d'arte principalmente sulla base della soggettività dei loro singoli creatori. Per superare il biografismo, essi svilupparono complessi modelli storici come l'iconografia e l'analisi strutturale, prendendo anche a prestito altre discipline scientifiche, come la psicoanalisi, la semiotica e la storia sociale. Arte e opere d'arte vennero ora intrecciate in una rete di formulazioni di domande in cui il singolo artista svolge un ruolo solamente secondario.
Tale mutamento emenoitico di paradigmi portò invece in primo piano funzioni sociali, politiche, interessi di committenza, complessi programmi letterari e teorici, tradizioni iconografiche, aspetti tecnico-economici, eccetera. I topoi tradizionali sugli artisti e il culto romantico del genio sono tuttavia solo alcuni dei molteplici trabocchetti con cui lo studioso si deve confrontare nell'ambito della redazione di una monografia d'artista. A ciò si aggiunge solitamente sia una mole sostanziale di opere e fonti che una dispersione e una difficile accessibilità che rendono questo tipo di studio un opus magnum. Una volta raccolti tutti assieme i dati, ci si trova subito di fronte ad un nuovo ostacolo. Difatti, una raccolta di materiale classificato seguendo un ordine cronologico non corrisponde più agli standard della storia dell'arte odierna. Anche la ricerca pura, nella cui tradizione si muove la Biblioteca Herziana, considera la sua materia come historized art criticism, come art in context. Nel momento in cui le informazioni vengono rielaborate, essi necessitano ancora di una strutturazione idonea a garantire un veloce reperimento delle informazioni e con ciò il buon utilizzo della monografia nel tempo. Dopotutto non si tratta qui di uno studio singolo, ma di una panoramica d'insieme di un certo valore scientifico e di una certa valenza nel tempo. Lo scopo principale di una monografia di un artista è la presentazione dello stesso in ogni singola sfaccettatura della sua attività artistica, o almeno una, e la cui espressione si ritrova in modo ottimale nelle seguenti caratteristiche. Oltre all'analisi cronologicamente e topograficamente ordinata delle tappe lavorative dell'artista, l'indice critico delle opere, l'apparato di illustrazioni ampio e valevole, l'edizione del materiale tratto dalle fonti, come possibile, la bibliografia e per una futura pubblicazione una concordanza con riferimento alle pubblicazioni precedenti più rilevanti, così come un registro dei nomi e luoghi. Fin qui sulla teoria, ora sulla pratica. Come noto, l'opera pervenutaci dal bronzista fiorentino Massimiliano Soldani Benzi si compone di circa 100 sculture che vennero diffuse in molteplici coppie appuntate tramite numerosi modelli di terracotta e cera. Oltre a ciò, Soldani, nella sua funzione di maestro di zecca del Granduca, realizzò un notevole numero di medaglie e monete, come anche numerosi reliquiari, apparati liturgici, decorazioni per cappelle e oggetti di uso comune come pomelli di porte e elze di spade, i quali tuttavia vennero per la maggior parte fusi nel corso dei secoli. Con ciò, i lavori per Cosimo il Terzo non sono necessariamente tra le commissioni più elaborate a Soldani. A queste si aggiungono i bronzetti mitologici e allegorici per la nobiltà fiorentina, per la cerchia del Cardinal Francesco Maria e per il principe ereditario Ferdinando de' Medici, che vediamo qui. Così come le copie dall'antico per la nobiltà europea, tra cui va menzionato il principe Johann Adam Andreas il Primo di Liechtenstein, e per i collezionisti inglesi, tra questi il duca di Marlborough, qui, e Lord Burlington. Si comprende da sé che uno studio di tale ampiezza non possa essere affrontato nell'ambito di un solo dottorato. Ci si propone quindi di porre in luce tramite una scelta dei più illustri collezionisti l'opera dell'artista per quanto concerne i suoi destinatari, orientamenti e finalità. Lo stimolo risiedeva nel voler indagare la figura di Soldani quale fornitore di uno strato sociale alto e privilegiato, il cui declino con la rivoluzione francese e con la diffusione degli ideali dell'illuminismo era imminente. Per corrispondere alle esigenze della monografia dell'artista, rendere comprensibile in toto l'artista e soprattutto per garantire al lettore uno strumento per inquadrare i gruppi dei collezionisti scelti, risultava imprescindibile la realizzazione di un catalogo delle opere.
Risulta così la seguente strutturazione. Da un lato un'analisi storico-funzionale, ricettivo-estetica di tre collezionisti scelti, dall'altro un catalogo delle opere con i dati esatti più importanti, le misure, i materiali, lo stato di conservazione, la datazione dei bronzi, così come la provenienza e l'attuale luogo di conservazione. Ciò da cui però non si poteva prescindere era il brano introduttivo contenente gli accenni biografici e la fortuna critica come una disamina della formazione e delle condizioni di studio di Soldani, e che si suddivide in tre aspetti di studio: la tradizione fiorentina sul bronzo e la formazione del nostro artista sia presso l'Accademia Granducale di Roma che nell'atelier di Rottier a Parigi. Lo scopo è svelare sulla base di un'analisi critica stilistico-iconografica modelli e influssi incisivi per le straordinarie caratteristiche dei suoi bronzi. La sua preziosa lavorazione delle superfici e il risoluto erotismo delle sue opere. Mostro qui come esempio questi due gruppi di bronzetti, primo l'Andromeda incatenata e la Leda con il ciglio, tutte le due al Getty Museum a Los Angeles. Possiamo discutere di questi oggetti nella discussione, purtroppo adesso non c'è tanto tempo. Nella seconda parte, con l'esempio della collezione del principe Johann Adam Andreas I di Liechtenstein, che contiene per esempio copie dall'antico dalla Tribuna di Firenze, questi due, la Venere Medici e il Fauno Danzante, vorrei mostrare come venga a comporre un capitolo su un collezionista, quali domande vengano formulate e quali metodi applicati. Innanzitutto ci si pone la giustificata domanda circa i retroscena socioculturali e biografici, così come la competenza e la formazione del collezionista e in quanta parte quest'ultima incida sulla sua successiva attività di collezionista. E inoltre, che fosse responsabile per la formazione culturale del collezionista, quale maestri, accademie e altri circoli intellettuali vennero da lui frequentati, quali concetti e ideali essi seguissero e quale parte prese tutto ciò nel processo creativo dell'opera d'arte. Su questo possono darci notizie le biografie contemporanee, le cui indicazioni tuttavia devono essere analizzate criticamente, considerando le posizioni ideologiche sottostanti. Di particolare interesse sono le corrispondenze del collezionista, sebbene anche qui la dimensione personale rimanga tracciabile vagamente. Nel caso dei principi Liechtenstein disponiamo non solo di un vastissimo scambio epistolare con l'artista, ma oltre a ciò siamo anche in possesso del trattato sul canone della passione collezionistica del principe che Carl Eusebius lasciò in eredità al figlio. Ivi è scritto che, cito, «Von rechts wegen jeder kuriose Fürst und Herr eine besondere Galerie haben soll auf die Statuen, dass also in einer die Gemälde, in una galleria devono essere dipinti, in der anderen die Statuen, nell'altra le statue. Dieweilen aber wir die Antiken nicht haben können, so kann man neben Abguss von denen Antiquitäten und Uralten von Rom und andersoher, si può anche prendere copie dall'antico, diesen Abgüssen muss und soll man nacharbeiten und Metalle gießen lassen, so das Allervornehmste wäre. Fine della citazione. Johann Adam seguì quindi una determinata tradizione familiare allorquando ampliò considerevolmente la preesistente collezione con le copie bronzee dall'antico che devono certamente ben cesellato e pulito. Soldani conferma la commissione di copie dall'antico dalla tribuna in questo. Nella lettera, datata al 5 luglio 1695, gli risponde, cito, «Vostra Altezza veramente ha benissimo considerato che a fare le copie di marmo di questo stato non sia bene, perché non si può mai arrivare a copiarle con quella tenerezza e grazia di contorni».
Come sostiene Sandra Costa nella sua disamina storico-collezionistica di Livio Odescalchi, le collezioni sono un mezzo per costruire una strategia identitaria e non solo un risultato di una passione e soddisfazione personale, un diletto quindi. Cito. Pour être noble, il fallait vivre un aristocrate e partager non seulement les idiots et les valeurs, mais les habitudes de cette classe sociale. L'intérêt pour l'art contribuait à l'acquisition de la tradition. Ce n'était plus la simple expression d'une passion personnelle ni l'émulation frivole d'une classe supérieure, mais cela se justifiait aussi comme une voie pour acquérir un status et surtout accéder au cursus honorum des charges publiques. Si trattava quindi di appropriarsi di un determinato habitus aristocratico e con esso di inserirsi in una tradizione. Accanto a obblighi sociali, politici e economici, ciò era appunto anche un'autorappresentazione nella forma di una collezione artistica. Vi erano successi che giustificassero un'estesa politica artistica o grandi traguardi che sostenessero una collezione latrice di prestigio. La passione per il collezionismo veniva sostenuta da altre persone. Esistevano ad esempio un circuito di artisti, legami familiari, soci in affare, legami ecclesiastici o diplomatici. Addirittura alleanze militari che venivano rafforzate attraverso la circolazione di beni artistici. Nel 1694, nello stesso anno in cui esordisce la corrispondenza con Soldani, un anno dopo la vittoria militare definitiva sui turchi a Vienna, Johann Adam Andreas I di Liechtenstein apparteneva ai primi componenti delle preminenti famiglie nobiliari che si impegnavano per l'acquisizione del terreno edificabile al di fuori delle mura cittadine che fino allora avevano protetto la città. Non lontano dalla Hofburg imperiale, egli acquistò un terreno nella Schenkengasse, oggi Bankengasse, dove doveva sorgere un nuovo palazzo cittadino che avrebbe custodito la rilevante collezione artistica del principe. Qui vediamo una incisione di Salomon Kleine di 1725. Di grande portata per la casata Liechtenstein fu l'acquisizione della signoria, non sottoposta al dominio diretto dell'imperatore, di Schellenberg nel 1699 e della contea di Vaduz nel 1712, che rese possibile la missione della famiglia Liechtenstein nella schiera dei principi tedeschi e con ciò un posto nella dieta imperiale. Un'occasione sufficiente per una collezione artistica principesca. Il punto di vista della galleria o collezione si sposta ora sulla prospettiva del divertissement noble. Qui si deve spiegare su quali criteri formali e di contenuto il concetto della disposizione si orientasse. Quali accenti vennero posti nella collezione, in quale relazione venissero a trovarsi le opere antiche rispetto alle copie dall'antico e finanziariamente come si rapportassero le acquisizioni di Soldani con gli altri costi, ad esempio le spese per i dipinti e per le costruzioni. La disposizione seguiva esigenze dettate dall'erudizione o decorative. Quale importanza avevano rappresentatività e pubblicità della collezione? Si trattava di uno studiolo o di una galleria aperta al pubblico? L'ampiezza della collezione Liechtenstein per la prima volta venne documentata in un catalogo stampato nel 1767 da Vincenzo Fanti, l'allora direttore della galleria, in cui venivano registrati 501 dipinti e 186 sculture. Circa l'allestimento delle opere date nella Bankengasse si può solo entrare nella sfera delle ipotesi e da auspicarsi che si pervenga a nuove scoperte dopo la fine dei lavori di restauri previste per la prossima primavera. Negli anni tra il 1807 e il 1810 il successore di Johann Adam, il principe Johannes I, fece trasferire la collezione nel Gartenpalais.
l'odierno Museo Liechtenstein, qui un dipinto di Bernardo Bellotto. Notizie circa l'allestimento nella nuova sede ci pervengono con il primo registro del 1815. L'allora direttore della Galleria Josef Braun fece immortalare in un catalogo illustrato della successione parietale dei singoli ambienti della Galleria, cito, «Unter den Historienbildern, Landschaften, Stillleben und Porträts stehen auf reich verzierten Konsoltischen die kleinen Bronzen, zuweilen im Wechsel mit Arbeiten aus Elfenbein. Um ein zentrales Einzelstück ordnen sich paarweise jeweils als Pendants die Bronzestatuetten und Gruppen.» Fine della citazione. C'è ancora di più, ma non leggo di più. Non risultava quindi più una disposizione separata, statue e gallerie, come auspicata un tempo da Carlo Eusebius, ma piuttosto la combinazione di pittura e scultura. Come si vede sulla prossima scheda, a sinistra una incisione da questo catalogo e a destra un dipinto da 1902, ma l'arrangement è ancora lo stesso. Si vede che sono raggruppati i bronzi a pendant. Si vede anche una scultura che abbiamo visto prima. Qui sono questi bronzi della Venere Medici e del Fauno Danzante. Riassumendo, uno studio monografico come questo non si differenzia da una monografia di Gian Bologna, per esempio, 50 anni fa, anche se nel frattempo diventano interessanti campi di ricerca un tempo sgraditi, come ad esempio i bronzetti erotici del barocco fiorentino. I passi da compiere sono sempre gli stessi: il giudicare i singoli oggetti, la ricerca della provenienza e lo studio di archivio. Corrispondenze, inventari, libri di conti, guide e diari di viaggio formano le basi di un tipo di studio del genere e racchiudono ancora adesso gli stessi problemi. Ad esempio, gli inventari di una collezione venivano per la maggior parte dei casi realizzati solo una volta morto il collezionista per regolamentare le modalità ereditarie. In più interviene l'universale problema della fonte archivistica, cioè il suo carattere momentaneo. Gli inventari delle collezioni non possono cogliere la dinamica di una collezione, il suo sviluppo, il suo accrescimento o le sue alienazioni. Non rendono una gerarchia delle opere citate. Spesso si tratta solo di numeri progredienti, spesso questi sono parziali o assommanti, soprattutto nel caso di pezzi decorativi come i bronzetti. Pertanto è strettamente necessario leggere le fonti in una visione d'insieme critica e analizzare in più gli scambi epistolari del collezionista. I cataloghi di mostra come quello della collezione Liechtenstein sono imprescindibili per accertare la posizione dell'oggetto all'interno della collezione. Eppure questo mezzo trova diffusione solo all'esordio del XIX secolo, in un periodo in cui la fondazione dei musei pubblici segnò la politica culturale di tutte le case regnanti europee. Anche qui, tuttavia, bisogna considerare le problematiche. Alcune opere non segnate potrebbero essere state prestate, regalate, esposte in altre residenze, indicate come anonimo o al contrario elencate come tali nel precedente catalogo e ora attribuite ad un illustre artista. Per concludere, la più importante scoperta del mio lavoro ad oggi e con una nuova tecnica come ad esempio la ricerca internet tramite banche dati online o una nuova metodica come l'analisi ricettivo-estetica del collezionismo non può sostituire le tradizionali tecniche e metodi, ma lì si deve affiancare. Per questo necessitiamo delle tradizionali tecniche e per questo dobbiamo ricordarci che gli archivi, compresi gli archivi fotografici, al di là della digitalizzazione, debbano essere preservati. Henriette Hertz, che vediamo qui, la fondatrice della Biblioteca Herziana, ne era consapevole già 100 anni fa e resta a noi oggi custodire tale eredità. Grazie.
Allora, se abbiamo qualche domanda, sempre legato all'ultimo intervento di Carina Baurigel, curiosità, altro? Prego. Io avrei una domanda. Mi sembra di capire che l'accento sul collezionismo sia qualcosa in cui si cerca, che modifica l'idea della biografia, della monografia. Mm-hmm. No? In questo incrocio, che mi sembra che possa essere un incrocio molto fertile, indubbiamente, mi chiedo se sia nato da una scelta o dalle fonti, cioè dal materiale che si è presentato, mm-hmm. o invece sia stata una decisione consapevole di andare in quella direzione. Questi collezionisti, i committenti che ho scelti, sono scelti per mostrare l'opera di Soldano in un modo molto ampio, perché lui ha lavorato cose così difficili, soggetti così difficili, che pensavo di scegliere questi collezionisti sicuramente anche per le fonti archivistiche, ma anche per avere tre persone che sono diverse e che hanno un gusto diverso e che hanno anche un bisogno diverso per la rappresentazione, che mostra una panoramica quello che ha fatto Soldani. Sicuramente si può scegliere anche altri, questo mi sono resa conto, ma dopo i collezionisti. Sì, ho scelto Ferdinando de' Medici per il suo gusto un po' erotico di oggetti piccoli. Johann Adam Andreas, il primo di Liechtenstein, è il collezionista più grande, il mezzen più grande di Soldani, che ancora oggi conserva una collezione di opere d'Oldani più vasto nel mondo, a Vienna, purtroppo adesso chiuso per il pubblico. John Churchill è un esempio per la nobiltà inglese, che cerca di rappresentare e anche cerca di misurarsi con il re, con la nobiltà, no, come si dice, con the queen, e per questo si mostra come questo gusto imperiale comprare antichi romani. Questi tre. Intanto volevo comunque ringraziare anch'io Marcel e Ariane, che mi hanno invitato, anche per l'interesse di questa giornata di studio che mette a confronto tante, tante storie, insomma. E poi devo dire che mi sembra abbastanza innovativo, per quanto giornate di studio riguardo a mete e metodologie per la storia dell'architettura ce ne sono state tantissime, anche per la storia dell'arte, però dove si cerca poi un dialogo tra storia dell'architettura e storia dell'arte alla fine non sono poi così numerosi. Io cito soltanto un po' a memoria, mi ricordo qualche anno fa ci fu una serie di conferenze annuali allo UAV che si chiamava proprio Fare Storia, dove si cercava un po' un punto comune tra queste due discipline che delle volte sono un po' conflittuali, che è proprio storia dell'arte e storia dell'architettura. E invece ce n'era un'altra che era invece molto conflittuale, che era stata organizzata da Roma 3 e dalla Sorbonne, mi pare intorno a Sabine Frommel, dove c'era proprio un dialogo difficile tra queste due discipline. Qui mi sembra che questo dialogo poi forse non è così difficile, perché si riesce anche a trovare dei figli, almeno speriamo. E con questo, diciamo, premessa, invito i presenti a fare ulteriori domande alle due nostre relatrici. Gemona, prego. Di nuovo una domanda per Carina. Perché il rapporto, lo studio della committenza ha una sua statuto indipendente, diciamo, è la storia del gusto, la storia della ricezione, ma capisco bene che invece
c'è un interesse a fare dello studio della committenza anche uno studio di come l'artista si adegua alla committenza o come interagisce con la committenza. È questo uno degli obiettivi? Ho capito bene? Sì, sì, io mi avvicino all'artista quasi da due lati. Primo è questa analisi dell'inizio della sua carriera, della sua formazione qui a Roma e a Parigi, anche per capire come è stato capace di soddisfare così tanti committenti differenti. E dall'altro lato sono persone, collezionisti con un certo interesse e che cercano una persona come Soldani che è capace di adeguarsi a queste preferenze. Un'altra domanda, se per esempio proprio nel caso di Soldani sono state utilizzate le cronache, cioè i diari, che insomma trasversalmente possono dare molte informazioni, soprattutto per ricostruire delle personalità poliedriche, come nel tuo caso. Cronache in che senso? Cioè diari o sì, di visitatori? Genere. Di visitatori, sì. Sì, ci sono, ma finora non ho analizzati tanti, devo confessarlo. Ma c'è una cosa interessante, perché l'artista ha scritto una sua biografia che viene introdotto in una biografia generale sugli artisti di quel periodo, l'abecedario di Orlandi, se non mi sbaglio. Orlandini, tu lo sai, Cristina? No, abecedario si chiama, assai famoso, ma allora altre cronache adesso non mi vengono in mente, ma devo sempre sottolineare le corrispondenze non solo del committente con l'artista che abbiamo per nella prima parte di Johann Adam Andreas di Liechtenstein, ma anche di Cosimo il Terzo e la nobiltà fiorentina con come si dice, con questi che vengono la sua arte in Inghilterra, per esempio. Questo è più importante di cronache adesso, ma vediamo, sono ancora all'inizio. Ok, ci sono altri interventi? Prego. Una curiosità per quanto riguarda le costruzioni a Buenos Aires, e ritorniamo un po' al discorso della committenza e la destinazione. Si trattava inizialmente di committenti solamente pubblici o c'era una componente anche privata? E comunque la destinazione, perché mentre l'Hotel Plaza è chiaro il discorso della destinazione, e anche le gallerie, se vogliamo, se non altro in parte. Ma la destinazione dell'immobile era, per così dire, destinata a civile abitazione, utilizzi commerciali, in esclusiva l'uno, in esclusiva l'altro, un misto, e quindi l'aspetto gestionale di quelle iniziative. Grazie. Sì, in spagnolo. Es interesante porque en los cinco casos que analicé, el destino en los casos que hoy mencionaba, que eran similares a los edificios norteamericanos, también el destino. El Hotel Plaza es un hotel y otro edificio, el Railway Building, es la central de las oficinas de la compañía de ferrocarriles inglesa en Buenos Aires. Y es un destino de oficinas de alquiler y la sede de la compañía. Los otros tres edificios, las dos galerías, combinan, y esto es una innovación también, que no, al menos yo no lo vi en otros edificios, puede que exista alguno que no he visto, pero es hasta ahora algo particular. La Galería Europea, la galería comercial, esto lo vimos cuando hablamos de Mario Palanti con Mercedes, la galería comercial europea y
el rascacielos. En un caso, la Galería Barolo, la función se destina a galería comercial en planta baja, en el plano en nivel cero, y oficinas de alquiler. Mientras que la Galería Güemes de Francesco Gianotti es un poco más interesante en cuanto a la función porque alberga galería comercial en el sótano, en el subsuelo, dos teatros, en el piso 13, 13 no, no tienen porque es mala suerte, en el piso 12, un restaurante sobre una plataforma hecha en hormigón armado, y en las alas laterales del edificio alberga oficinas, departamentos para hombres solos. Sí, es muy interesante. Y bares y restaurantes. Es una pequeña ciudad. Mientras que el último que se hizo de estos edificios es particular porque alberga departamentos de lujo, petit palais para alquilar, en una zona de Buenos Aires muy cara, destinados a una burguesía que no podía comprar un petit palais en esta zona de Buenos Aires, pero sí podía alquilar. Así que el destino es diverso, como la ubicación. Ancora una domanda, ancora Virginia, che è un po' legata a quella che invece ho fatto anche a Carina. Cioè, praticamente, per quanto riguarda sempre il primo Novecento, e quindi Buenos Aires o comunque l'America Latina in genere, se avevi fatto anche uno studio sui periodici di allora, cioè su come i quotidiani di allora giudicavano questo genere di edificio, insomma. In Italia era molto popolare, era più o meno la terza pagina dei quotidiani, poi c'era anche un grande spazio all'architettura. Se c'era lo stesso spazio in America Latina e se questi commenti erano benevoli oppure, non lo so, faccio un po' esempi dei quotidiani di Barcellona verso le fabbriche di Gaudì, che erano tutt'altro che, insomma, che benevoli, ecco. En cuanto a los periódicos, depende qué periódico. Los conservadores no lo veían muy bien. Primero, sí, era algo habitual en los periódicos. Los periódicos de índole conservador no lo veían bien, pero otros periódicos y sobre todo las revistas de tirada popular presentaban las imágenes de las, como en Estados Unidos y como en varios países de Europa, presentaban la ciudad del futuro y los rascacielos como parte de este imaginario de modernidad, viéndolo como algo positivo, una idea de progreso, de modernidad posible. Y esto en Buenos Aires tiene un impacto importante porque en ese momento la Argentina era un prototipo de país con una idea de progreso y un futuro económico importante en ese momento, y esta idea de los rascacielos, la modernidad y el progreso impacta mucho. Se veía como posible. Así que bueno. Ok, grazie. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, lascio la parola a Marcello. Poi... Ah no, Federico, scusa. Non ho saputo resistere alla tentazione. No, perché ho una curiosità riguardo a questo collezionismo. Volevo sapere se già alla seconda metà del Seicento si era creata una conoscenza delle varie grandi collezioni aristocratiche e se c'era qualcuna di esse che poteva fare da modello di riferimento, soprattutto per collezionisti in aree che giungono più tardi al collezionismo di opere d'arte, soprattutto rinascimentali, come può essere l'Inghilterra del Duca di Marlborough, oppure la stessa collezione di Liechtenstein. Insomma, sono due personaggi emergenti che hanno dei rapporti con la corona entrambi abbastanza, soprattutto Marlborough, piuttosto difficili, di fortuna e sfortuna, che quindi, come lei ha detto giustamente, utilizzano questo collezionismo come promozione sociale e politica. C'era questa rete internazionale? Si conoscevano, certo, queste grandi? Sì, sì, certo, abbiamo anche quello che
Ho già menzionato un circuito di artisti che hanno lavorato per Unduka e dopo vengono mandati all'alto, così questo stile di corte è segnalato nella prima parte di una certa superficie delle opere, che è soprattutto molto sottile, molto tenera. E dall'altro lato un soggetto molto molto classico, questo sempre il rapporto con il classico. Questo si trova a tutti questi corti, anche tutti quelli che mostro qui hanno questo interesse, che sì, deve soddisfare. Dei modelli esteri individuati a Roma o a Parigi che possano costituire un modello per questi personaggi, oppure sono collezioni più estemporanee, legate a dei gusti più privati dei singoli committenti? No, come ho detto, ci sono anche tradizioni nella famiglia, come nella Casata Liechtenstein. Abbiamo questo canone di Carlo Sebius, che ha cominciato una collezione, e anche che Johann Adam Andreassy costretto quasi di seguire questo canone. E il valore di la collezione del duca di First Duke of Marlborough, questo palazzo, non si può dire un castello, è molto grande, a Blenheim Palace finora è Weltkulturerbe, quindi conservato, è molto ricco. Purtroppo questo possesso dei Medici, dopo l'estinzione dei Medici negli anni 30 del Settecento, è stato portato tutto dalle ville agli Uffizi, e quello che era nel Palazzo Pitti veniva rubati, diciamo, non rubati, ma viene nel possesso della Casa Lorena, e così non abbiamo più un catalogo o qualcosa del genere, solo inventario, sì, quello dopo la morte, fatto della sua villa, sì. Forse una ultima domanda per Carina. È un bellissimo progetto che hai affrontato, ma come si fa per trovare anche un limite? Perché scopri una nuova opera e poi hai anche la volontà di andare in profondità, no? Di sapere di più. Come gestisci questa... Lo faccio come ha già fatto Klaus Langkeit nella sua opera, questo Opus Magnum di 1962. Lui ha scritto: faccio questo catalogo di opere e spero ritornano le altre opere dopo quasi ho trovato già il modello. Si deve fermarsi certamente a un punto, perché sul mercato ritornano e si trovano tante altre opere che sono coppie, che sono modelli, che sono copie in un'altra materia come porcellana. A un certo punto si deve fermarsi, hai ragione, ma cerco di almeno quello che adesso abbiamo nei musei, per esempio anche alle Christie, Sotheby's, eccetera, questo posso raccogliere l'esto, vediamo. Ancora c'è un po' di tempo e spero che questo problema si risolverà. Grazie. Ok, direi di chiudere qui la prima discussione, siamo perfettamente con i tempi, no, da orario svizzero, e quindi facciamo la pausa a caffè e ci ritroviamo qui tra 20 minuti. Grazie. Riprendiamo i lavori del pomeriggio con la seconda sessione. Siamo in pochi, ma aumenteremo. Il primo relatore è Francesco Guido Boni, che invito al tavolo. Leggo un breve profilo di Francesco Guido Boni, che è un architetto, e quindi tutta la mia solidarietà, essendo anche architetto. E si è laureato in architettura all'Università degli Studi di Ferrara nel 2006
e poi ha frequentato il master europeo di secondo livello in storia dell'architettura, quello organizzato dall'Università di Roma III, prima da Ciucci e poi dalla Talamona, e dal 2009 è iscritto al dottorato in storia e restauro dell'architettura alla Sapienza di Roma. E lui sta studiando proprio come progetto di ricerca di dottorato l'argomento che presenterà oggi al convegno. E il titolo esatto del suo intervento è La ricostruzione di una biografia d'artista, il caso di Giovanni Nicolò Servandoni. Prego. Grazie. Mi trovo nella posizione un po' difficile di dover parlare dopo Carina, che ha così ben spiegato il suo metodo di studio, che è esattamente all'opposto di quello che poi vi illustrerò. Anch'io mi trovo nel suo stesso caso di studiare una monografia d'artista, di un artista comunque considerato come un artista minore, che ha però una produzione ampissima. E però penso che forse cambierò un po' l'intervento che avevo in programma proprio in relazione all'intervento di Carina, perché mi vorrei riallacciare alle sue conclusioni quando lei dice appunto che la monografia di un artista oggi, non, fare una monografia di un artista oggi non è così tanto differente da farlo 50 anni fa, anche se oggi possediamo dei metodi di studio che sono anche le nuove tecnologie, l'informatica, che ci dà la possibilità di facilitare non poco il nostro lavoro, però che fondamentalmente una ricerca biografica di un artista consiste nella ricerca archivistica, appunto nel cercare all'interno di archivi libri di conti, disegni, carteggi, scambi epistolari, eccetera. Ecco, anche sul fatto della gestione del limite, di quando uno si deve fermare in una ricerca di questo genere, questa forse è proprio la problematica che ha fatto in modo che la mia ricerca fosse impostata in modo completamente diverso dalla sua. Cioè, all'interno di un dottorato è impossibile toccare tutti i punti della vita di un artista, quindi bisogna dare un taglio. Ovviamente il taglio che ha scelto lei, mi pare di aver capito, che era quello di usare un po' la monografia dell'artista un po' come pretesto per parlare poi del collezionismo e quindi vedere l'artista dall'occhio del collezionista. Mentre io, che mi trovo a dover studiare un architetto, anche solo la diversità dell'oggetto di studio, la scultura nel suo caso e nel mio caso l'architettura, ha fatto in modo che l'ordine cronologico fosse veramente imposto alla mia ricerca, perché l'opera architettonica è così fortemente legata allo sviluppo della città e dell'urbanistica, nel mio caso di Parigi, da non poter scindere, e poi soprattutto anche allo sviluppo, agli sviluppi politici, economici, sociali della Parigi del XVIII secolo, che era imprescindibile dividere la vita del mio architetto dalla storia in senso puro. Ecco, dopo questa premessa, forse molti di voi non conosceranno la figura di Giovanni Nicolò Servandoni. Giovanni Nicolò Servandoni è una delle figure più emblematiche e poliedriche del XVIII secolo. Era un architetto, un pittore, uno scenografo e un decoratore, ed è rimasto famoso nei secoli per aver realizzato la facciata principale della chiesa parigina di Saint-Sulpice, che vedete nell'immagine, e per aver realizzato più di 60 scenografie per l'Opera di Parigi, nonché per grandi allestimenti effimeri disegnati in occasione delle grandi feste pubbliche parigine. Quando ho iniziato a lavorare su Servandoni, mi sono trovato davanti ad una situazione abbastanza comune quando si affronta la redazione della biografia di un artista minore. Non esisteva infatti una monografia dedicata all'architetto, ma esistevano tuttavia tutta una serie di raccolte di vite di artista che includevano la vita del nostro Servandoni, molti articoli, molte citazioni all'interno di altre pubblicazioni, ma nessuno fino ad oggi era stato in grado comunque di documentare tutte queste notizie riportate fino da
dalle pubblicazioni coeve alla sua vita, quindi pubblicazioni del XVIII secolo, notizie che sulla sua vita non erano appunto mai state verificate e documentate negli archivi. Come prima cosa della mia ricerca ho quindi cercato di reperire tutto il materiale bibliografico costituito sia da questi articoli, da queste biografie che ho citato, fino ad arrivare alle biografie coeve all'architetto, e ho individuato tutta una serie di notizie che venivano riportate sempre uguali dal Settecento fino ad oggi. E il mio scopo era quello di verificarle, anche perché queste notizie molte volte erano o inesatte o imprecise o si contraddicevano l'una con l'altra. Era necessario quindi fare una vera e propria operazione di pulitura. Bisognava effettuare un vaglio critico delle fonti e identificare il grado di attendibilità di ogni notizia riportata e ripulire da tutte queste incrostazioni che si erano ormai così appiccicate sulla vita di Servandoni, selezionando quali di queste potevano essere verificate nei documenti d'archivio e potevano quindi costituire la base su cui ripartire per ricostruire da zero la biografia del nostro artista. Per fare questo è stato necessario un lungo soggiorno a Parigi e quindi anche dal punto di vista burocratico instaurare un rapporto di cotutela del mio dottorato con la Sorbonne, quindi io sono dottorando qua a Roma in cotutela con Parigi 1. Dopo questo mio primo soggiorno, a cui sono seguiti tanti altri soggiorni a Parigi, dove ho potuto effettuare delle lunghe ricerche all'interno degli Archives National e alla Bibliothèque Nationale de France, ho iniziato a individuare una serie di fonti che si può dire eterogenee, che andavano dal materiale stampa di diverse epoche. Io sto parlando poi sempre di fonti primarie, quindi quelle a cui poi tutti gli altri biografi si sono ispirati per scrivere tutto ciò che hanno scritto su Servandoni in seguito. Quindi le fonti primarie erano appunto le descrizioni degli avvenimenti, quindi delle feste, degli spettacoli, delle scenografie che comparivano sia all'interno, sia in fascicoli singoli, sia all'interno di cronache, appunto, diari. Qui ho messo la fotografia del Gentleman's Magazine di Londra, però anche il Mercure de France, per esempio, e anche materiali manoscritti, quindi atti di battesimo dei figli o dello stesso Servandoni, e soprattutto disegni, perché per la materia che studio, quindi per l'architettura, il disegno è uno strumento fondamentale, soprattutto andare a studiare le misure, tutte le scritte che compaiono sui disegni, per anche andare a verificare poi ciò che differisce dal progetto alla realizzazione. E ho individuato, dopo questa prima scrematura e raccolta di materiale, quello che forse è la fonte prima da cui tutte le notizie su Servandoni sono partite, ovvero il necrologio. Il necrologio, che è redatto da, appunto dice, une société des gens de lettres, ma in realtà quello di Servandoni in particolare è stato scritto da un architetto suo coetaneo, un architetto Frank, e grazie al necrologio sono riuscito a fare una prima stesura una lista di opere attribuite all'architetto, che si può dire attendibile appunto perché è scritta subito dopo la morte di Servandoni, e che questa lì estrarre dal necrologio delle notizie fondamentali con date precise sulla vita del nostro architetto. E queste notizie hanno costituito il punto cardine su cui costruire una cronologia della vita e delle opere del nostro. Inoltre ho individuato alcuni biografi più o meno coevi all'architetto che hanno inserito la vita di Servandoni all'interno delle loro vite d'artista, che appunto sono Mariette, Papillon de la Ferté, Desaillé d'Argenville e Il Milizia, tradotto però nella versione francese, quindi quella di Pingeron. Fondamentale, inoltre, è stato lo spoglio del Mercure de France,
un periodico bisettimanale francese che dal 1724 al 1825 raccoglieva tutte le notizie di cronaca, cultura, spettacolo e moda che interessavano la corte e la Parigi dell'epoca. All'interno di questo periodico, che ho consultato con grande difficoltà a Roma nei depositi, nelle cantine della biblioteca di storia moderna, senza riscaldamento, quindi con situazioni, volumi, tantissimi volumi, perché ho esaminato tutti i volumi dal 1724, che è l'arrivo di Servandoni a Parigi, poi il primo dove comparirà in realtà del 1726, però dal 1724 al 1766 ho guardato tutti i volumi del Mercure de France, una rivista bisettimanale, quindi tantissimi volumi, e sono riuscito a trovare delle notizie interessantissime, anche attribuzioni che non erano mai state fatte all'architetto, quindi sia di feste, padiglioni, effimeri, sia anche di progetti architettonici che oggi sono andati perduti, però sono citati all'interno del Mercure, quindi ho potuto inserirli nella cronologia. Quindi questa prima cronologia, che qua ho messo solo un piccolo straccio della cronologia, della vita e delle opere di Servandoni, corredata da note, che sono fondamentali, perché vuol dire che ogni notizia trova un riscontro nei documenti d'archivio o nel Mercure de France, quindi in documenti coevi all'architetto, ogni notizia è stata marcata con un grado anche di attendibilità, quindi una notizia certa e documentata, una notizia certa, un'attribuzione certa, oppure anche improbabile, o in modo proprio da avere lo stato di fatto della vita dell'architetto ad oggi. Da questa cronologia ho potuto fare un indice del lavoro in ordine cronologico, perché, come appunto dicevo prima, la vita di Servandoni è talmente legata agli avvenimenti politici e storici e urbanistici di Parigi da non poter dividere assolutamente la sua vita da quella della storia, della storia in senso puro dell'epoca. Ho comunque suddiviso l'indice in delle macro aree, dividendo i periodi come proprio da monografia di artista tradizionale, quindi il periodo della formazione, il periodo del suo lavoro a Parigi e poi via via andando verso la fine della sua vita. Ricapitolo brevemente i risultati ottenuti dal mio studio. Servandoni nasce a Firenze nel 1695, arriva all'età di 29 anni da Londra a Parigi, questa notizia è ritrovata nel Mercure de France, dal 1726 lavora come scenografo per l'Académie Royale de Musique, dove nel 28 viene nominato Premier Peintre Décorateur come successore di Beren, tra il 29 e il 30 organizza più feste pubbliche e private. Sì, qui sono delle immagini delle sue realizzazioni. La più famosa festa è quella che nel 1730 organizza per la nascita del Delfino di Francia, per gli ambasciatori di Spagna, che si svolse come un grande fuoco d'artificio sulla Senna. All'inizio degli anni 30 vince il concorso per la realizzazione della facciata principale della chiesa parigina di Saint-Sulpice, di cui vedete il disegno della prima versione del progetto. Il 26 maggio del 1731 è ammesso all'Académie Royale de Peinture et Sculpture come pittore d'architettura. Per tutto il corso degli anni 30 è impegnato principalmente nel progetto di Saint-Sulpice, nella realizzazione di scenografie per l'opera e in alcuni progetti per la famiglia principesca, la casata principesca di Bouillon, dei principi Bouillon. Nel 1737 prende gestione la Salle des Machines de Tuileries, un grande teatro dove aveva lavorato in precedenza Vigarani e che era da lungo tempo abbandonato, dove in questo luogo Servandoni realizzerà degli spettacoli che diventeranno famosissimi, spettacoli di ottica e pantomima, quindi associando gestualità, suoni e giochi di luce. Dal 1737 inoltre è impegnato nella costruzione della chiesa di Coulanges-la-Vineuse in Borgogna. Nel 39 realizza un grande apparato effimero sulla Senna,
dalla forma di un grande tempio dorico, che era in realtà una macchina per fuochi d'artificio, in occasione del matrimonio della figlia di Luigi XV, Madame Louise Elisabeth de France, con l'infante di Spagna Don Filippo. E qui vedete la rappresentazione del fuoco d'artificio. Nel 1742 i lavori alla chiesa di Coulanges sono terminati, lo stesso anno la Salle des Tuileries viene chiusa per costi troppo elevati e dal 1743 anche i lavori a Saint-Sulpice subiscono un rallentamento. Servandoni nel 1744 si vede costretto dai debiti a partire da Parigi per cercare nuovi committenti all'estero. A questo punto della ricerca si sapeva quindi quasi tutto sul periodo del soggiorno parigino di Servandoni, quindi dal 1724 al 1744, aveva una cronologia abbastanza esaustiva della sua carriera, ma rimanevano dei grossi buchi per tutto il periodo della sua formazione, quindi prima del 1724, e dagli anni dal 45 alla sua morte. Dal 1745 i biografi riportano che Servandoni viaggiò in Spagna, in Portogallo, in Inghilterra e poi a Dresda, Stoccarda, Vienna, Bruxelles per far ritorno a Parigi solo fugacemente. Prima del 1724 i biografi affermavano che Servandoni aveva soggiornato a Roma, dove si era formato nello studio di Pannini e dell'architetto Giovanni Giuseppe Rossi. Si prospettava quindi una ricerca molto complessa anche dal punto di vista fisico mio, perché dovevo andare a consultare archivi che erano dislocati in tutta Europa, quindi da Lisbona a Dresda, e quindi con dei limiti del viaggio, ma anche poi linguistici, perché dovevo consultare documenti in tedesco, in portoghese, in spagnolo e in francese. Ho dovuto fare un attimo ordine, quindi ho deciso di procedere a ritroso, di prendere 1724 come data al limite e arrivare il più indietro possibile. Alcuni biografi dicevano che dall'Italia Servandoni aveva soggiornato a Lisbona, dove aveva lavorato con il Bibiena all'Opera du Tejo. Ma questa notizia era falsa, perché in quegli anni il Teatro dell'Opera di Lisbona non era ancora stato costruito e il Bibiena non era a Lisbona. Quindi ho dovuto seguire un'altra pista. Altri biografi, infatti, parlavano di un soggiorno inglese. E questo riscontro l'ho avuto anche nel Mercure de France, che appunto nel 1726 dice che Servandoni arriva nel 1724 da Londra a Parigi, dove aveva realizzato 7 scenografie per l'opera, appunto per l'opera di Londra. Quindi la pista di una formazione inglese mi sembrava quella che meglio rispondeva anche ad altri interrogativi sul precoce uso già dagli anni 30 di un linguaggio classico che in Francia si sviluppò solo dopo la metà del secolo e che faceva supporre comunque un contatto precoce tra Servandoni e il circolo di Lord Burlington e dei neopalladiani inglesi. Si trattava di un'ipotesi nuova, un nuovo modo di leggere le opere di Servandoni che non aveva però trovato ancora nessun riscontro nei documenti d'archivio. L'ipotesi del forte legame tra Servandoni e appunto il circolo di Lord Burlington, quindi l'ambiente culturale e artistico inglese fin dai primi anni della sua carriera, trovava anche conferma nell'opera che vedete nella slide, che è una delle poche opere superstiti in Francia, oltre alla chiesa di Saint-Sulpice, ovvero la già citata chiesa di Coulanges-le-Vineuse, costruita dal 1737 al 1742. Che presenta alcuni elementi che sono veramente strani al linguaggio architettonico francese, come i volumi stilizzati, l'uso dell'ordine a fasce, poi vedete anche negli interni le grandi chiavi di volta quasi sproporzionate. Un linguaggio che piuttosto è ascrivibile all'architettura, al linguaggio tipico dell'architettura inglese di fine del 600 e dell'inizio del 700, soprattutto che si ritrova nelle opere di Hawksmoor e di Vanbrugh. Era una pista quindi che mi stava dando qualche risultato, cioè che potevo avere quasi la certezza di un soggiorno inglese di Servandoni prima del suo arrivo in Francia. Però dovevo dimostrarlo da documenti d'archivio. E qui
devo dire che l'uso delle nuove tecnologie informatiche mi è stato davvero fondamentale, perché rimanendo da casa sono riuscito a consultare sia biblioteche o archivi digitali, dal banalissimo Google Libri a Gallica, che è il sistema digitale della Bibliothèque Nationale de France, oppure altri archivi digitalizzati italiani e francesi e inglesi, e sono riuscito a identificare importanti documenti dove compariva il nome di Servandoni, che in altro modo non sarei mai riuscito a trovare. Il nome di Servandoni compare legato al circolo di Lord Burlington, come da ipotesi. La ricerca quindi è continuata a ritroso per vedere in che epoca Servandoni arriva a Londra. Dimostrato che arriva nel 1721, ho cercato di andare ancora più indietro e anche in questo caso gli archivi digitali sono stati fondamentali. Ho trovato dei documenti all'archivio dell'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze, quindi l'atto di battesimo, tutto digitalizzato. Ho trovato nel 1715 Servandoni che compare come testimone a un matrimonio in un minuscolo paesino vicino a Lione, ma l'archivio parrocchiale aveva il registro digitalizzato, e a Grenoble gli archivi municipali sono digitalizzati, e quindi sono riuscito a identificare l'atto di battesimo del figlio del 1718. Anche per dire il sito di un banale sito di genealogia come geneanet.org, ad esempio, è stato utilissimo perché è un mezzo di comunicazione tra esperti. E quindi facilmente si riesce a mettere in piedi una rete di collegamenti con persone che in altro modo non si sarebbero mai conosciute, e al suo interno ognuno può pubblicare dei documenti digitalizzati. Ovviamente anche lo strumento informatico ha i suoi limiti, e dopo magari dirò due parole in merito. Tornando al mio lavoro di ricerca, grazie alla scoperta dei sopracitati documenti è stato possibile intraprendere una ricerca genealogica sulla famiglia dell'architetto, scoprendo che era originaria proprio della zona di Lione e Grenoble, più o meno, dove il cognome Servandon era presente già dal XVI secolo. Questo metodo di studio è stato portato avanti per tutti i periodi che restavano oscuri sulla vita di Servandoni, riuscendo ad ottenere buoni risultati sia per quanto riguarda la dimostrazione della presenza di Servandoni a Roma, che fino a questo momento era completamente sconosciuta. Sono riuscito a identificarlo e ho scoperto anche tutta una rete di contatti all'interno del milieu di artisti francesi e inglesi che all'epoca popolavano la capitale. Poi la sua carriera in Inghilterra prima di arrivare a Parigi nel 24, e infine sulle sue peregrinazioni dopo la partenza da Parigi nel 1745, dando molte notizie inedite e interessanti e mettendo una volta per tutte una certezza finalmente documentata su proprio dei punti fermi della vita dell'architetto. Qui avevo riproposto l'atto di battesimo di Servandoni, conservato all'archivio appunto dell'Opera di Santa Maria del Fiore. Ecco, e faccio una breve sintesi del periodo poi che va dal 45 all'anno della sua morte, quindi 1766. Servandoni appunto parte da Parigi, lo ritrovo a Bordeaux ad organizzare le feste per il passaggio dell'infanta Maria Teresa Raffaella di Borbone, che si recava in Spagna si recava in Francia per sposare il Delfino. Lo ritrovo a Madrid, dove si dice, ma non ho trovato nessun progetto a lui attribuito, si dice che eseguì dei disegni per lo scalone del Palacio Nuevo di Madrid. Lo ritrovo a Lisbona ad eseguire disegni per Giovanni V e il teatro per le feste inglesi. Mi sono dovuto recare a Lisbona, ma grazie anche ai metodi informatici sapevo già dove recarmi e a colpo sicuro ho trovato dei documenti. E poi ancora a Londra, dove organizzerà il famosissimo fuoco d'artificio musicato da Handel. E poi nuovamente a Parigi, dove farà il concorso per la Place Louis XV, l'attuale Place de la Concorde. E altre realizzazioni per privati, tra cui il Duca di Richelieu. Farà una sistemazione urbanistica davanti alla facciata di Saint-Sulpice, quindi il progetto di una vera e propria Place Royale davanti alla facciata.
e poi inizierà a viaggiare, chiamato dalle più grandi corti europee, da Dresda a Vienna, a Bruxelles e infine Stoccarda, e ritornerà a Parigi, dove ci sarà una grande discussione per il completamento della facciata di Saint-Sulpice e dove morirà. Ecco, forse un aneddoto può essere divertente, anche interessante, anche per capire proprio il metodo usato. Voglio riportare solo brevemente una vicenda legata alla vita di Servandoni, che viene tramandata dai biografi come un fatto abbastanza anomalo, ma che non si riusciva bene a districare questa vicenda. Sembra che Servandoni, per alcuni biografi, fosse andato a Lisbona già dai primi anni 20 del Settecento e fosse stato decorato da una croce all'Ordine di Cristo, un'onorificenza data agli artisti. Bene, io non trovo nessuna traccia di questo viaggio così precoce a Lisbona di Servandoni. Nel Mercure de France viene detto che questa croce all'Ordine di Cristo gli viene data nel 1743 dall'arcivescovo di Sens, quindi in Francia. Quindi svelato il mistero. Però Servandoni cosa fa? Si reca a Lisbona, tutto fiero della sua croce all'Ordine di Cristo. Arrivato a Lisbona, il re lo fa incarcerare perché non ha nessun diritto di portare questa croce, perché questa croce era un'onorificenza che solo il re del Portogallo poteva dare. E quindi tutta una vicenda politica, un processo che sono riuscito a identificare proprio anche negli archivi di Lisbona. E appunto questa vicenda mi dà poi anche delle date sicure, perché quando io riesco a trovare documenti vedo che a Lisbona Servandoni arriva nel 46 e non negli anni 20. Queste notizie sono riuscito a trovarle anche grazie a non so, il Gentleman's Magazine, che riporta la cronaca di tutti gli avvenimenti della colonia inglese a Lisbona, che ho trovato online. Ecco, e questo era solo per far vedere un po' come anche i metodi informatici siano intrecciati alla ricerca d'archivio, siano veramente fondamentali, siano stati fondamentali per la mia ricerca. Vorrei concludere proprio velocemente solo per parlare un attimo invece della pericolosità dei mezzi informatici. È una tematica molto attuale, perché anche recentemente si è tenuto un convegno a Modena proprio dal titolo 5T e rumori, la verità viaggia su internet, ed è dedicato proprio all'attendibilità che hanno le fonti informatiche, alla pericolosità del loro utilizzo e alla necessità poi di una verifica anche negli archivi. Anche solo partendo dal banalissimo Wikipedia che tutti quanti utilizziamo, la pericolosità è immensa, perché non c'è un controllo dall'alto, ma sono gli stessi utenti di Wikipedia a autocensurarsi più o meno, o decretare la veridicità delle notizie. Ecco, questo magari si verifica meno invece che nei siti web che pubblicano registi o persino documenti digitali, e lì possiamo stare veramente sicuri, perché è come fare la ricerca all'interno dell'archivio: uno si scarica il documento oppure nei database fotografici, quello è un altro genere di ricerca. Ecco, io qui concluderei anche in questo modo. Grazie Guido Boni. Abbiamo fatto una piccola modifica nell'organizzazione della giornata di studi e facciamo parlare anche Anna Viasenseva e poi facciamo un dibattito comune per tutte e due, visto l'ora. Allora, Anna Viasenseva invece è nata nel 1985, proviene da una città vicino Mosca. Si è laureata nel 2007 in storia e teoria dell'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Mosca. Nel 2008 è ricercatrice presso la Galleria Tretiakov, nel Dipartimento di Pittura sulla prima metà del Novecento. Nel 2010 ha discusso la tesi di dottorato di primo grado presso l'Accademia Russa di Belle Arti, con un tema inerente alla ricostruzione di Roma negli anni 20 e 30 e l'architettura del razionalismo.
e dal 2010 segue un dottorato di ricerca all'Università di Roma Tor Vergata con una ricerca sui contatti italo-russi tra le due guerre. Oggi ci presenta un intervento dal titolo Estrarre le testimonianze transculturali, ricostruire l'ambito architettonico tra Roma e Mosca tra gli anni 1920 e 1930. Buonasera. Volevo partire dalle analisi degli studi che sono stati già compiuti e che sono alla nostra disposizione. E tra i numerosissimi saggi specifici sui contatti italo-russi, nel Novecento è assente comunque una ricerca sistematica, la mancanza della quale difficilizza la comprensione del problema. Gli studi che sono nella nostra disposizione si trovano nelle riviste sulla slavistica, nei libri specifici, negli atti delle conferenze che uscivano periodicamente a partire dal secondo dopoguerra. E la ricerca dello strumento metodologico richiede soprattutto di determinare i confini della ricerca. E qui la prima difficoltà. L'ampiezza del tema Italia-Russia, anche nel ristretto ambito dell'architettura, che è comunque inserito nel contesto storico e deve essere interpretato nell'insieme di questo contesto storico. Tra l'altro, l'architettura è già per sé, per la sua particolare sostanza, richiede di entrare nei campi sia tecnici che politico-economici e culturali. Infine, l'architettura, come il prodotto dell'attività artistica, richiede anche uno strumento critico con i suoi criteri. Ma del necessario collaborazione tra i diversi ambiti di studi rimangono dei rari esempi. Grandissimo gruppo degli studi sul tema delle relazioni italo-russi del Novecento rappresentano le ricerche sui rapporti internazionali della disciplina storia politica, la maggior parte delle quali sono dedicate al Partito Comunista Italiano e ai suoi rapporti con il Partito Sovietico. La contingenza politica rende ancora difficile la riscoperta dei contatti tra lo Stato comunista e quello fascista. È da notare che fino a pochi anni fa già la scelta del tema di ricerca, sia come l'argomento la Russia per gli italiani che l'Italia degli anni 20-30 per i russi, è già stata considerata come la presa di posizione. E pochi studi presenti di questo genere sono recenti, usciti negli ultimi 5 anni. Il periodo tra le due guerre solo ultimamente è diventato l'argomento più della disciplina storica che critica, cioè criticabile con una necessaria distanza e astrazione. Come l'esempio è il volume Italia URSS, pagine di storia 1917-1984, documenti, edito nel 1985, contemporaneamente in Italia e nell'Unione Sovietica, a cura dei ministeri degli affari esteri di entrambi i paesi, nel quale è assente il periodo dal 1924 al 1943, cioè il periodo della politica fascista in Italia. Tale mancanza ha definito, tra gli altri motivi, il periodo cronologico della nostra ricerca. Le ricerche dell'ambito culturale dedicate al Novecento sono poche relativamente agli studi dei contatti interculturali del 700 e 800. La situazione è stata migliorata negli ultimi anni grazie al progetto Russi in Italia effettuato dall'Università di Salerno, che ha coinvolto tanti studiosi sia italiani che russi. Comunque, queste ricerche si concentrano sul periodo dell'inizio del secolo e poi non vanno oltre al campo del cosiddetto Russo Zarubezhye, l'ambiente degli scrittori, artisti e intellettuali emigrati dalla Russia, soprattutto per i motivi della rivoluzione bolscevica accaduta il 25 ottobre 1917. Quindi hanno poco a che fare con la cultura sovietica. Questo cerchio si incrocia difficilmente con la questione dei contatti dell'ambiente sovietico con l'Italia, gli studi delle quali sono state quasi sempre impossibili per i motivi sopraindicati. Gli studi sugli italiani in Russia sono dedicati o agli italiani trasferiti nell'URSS per le simpatie al nuovo governo comunista, oppure ai saggi pubblicati dalle persone che hanno compiuto il viaggio nell'Unione Sovietica. L'inestimabile esempio delle analisi del
questo campo e Fascisti nel paese dei Soviet di ricercatore Bassignana, uscito nel 2000. Importantissimo è il libro di Jeffrey Schnapp, un ricercatore canadese, l'autore della biografia dell'ingegnere Gaetano Ciocca, che ha passato un soggiorno lavorativo abbastanza lungo nell'Unione Sovietica nel 1931. Ma la parte sulla Russia è abbastanza ristretta e tutti i fatti sono tratti dai fonti non russi per l'assenza della conoscenza della lingua. Bisogna notare però che la lingua rimane un ostacolo piuttosto importante per gli studiosi di entrambi i paesi di provenienza e la maggior parte dei studiosi provengono dall'ambito di storia della letteratura e questo anche rappresenta una difficoltà di dell'elaborazione degli strumenti critici, perché di solito i specialisti della letteratura usano i loro strumenti per analizzare l'arte figurativa, che non sempre dà i frutti veramente giusti, diciamo. E il periodo più fertile nel quale avvenivano i viaggi degli italiani nell'URSS è compreso tra il 1928 e il 1935, cioè dal primo piano quinquennale fino alla metà del secondo, e gli italiani erano tra i più numerosi viaggiatori nella giovane Russia sovietica. Nel contesto della migrazione europea filosovietica, questo fenomeno, che avrebbe dovuto mostrare il contrario, pone tantissimi problemi di comprendere e diverse domande alle quali rispondere. Per esempio, di quale genere fosse questa curiosità, quali scopi perseguisse e che cosa tutto ciò potesse offrire per la comprensione dell'epoca. Di tanti saggi pubblicati, due erano scritti dalle persone strettamente legate all'architettura. Primo è il giudizio sul bolscevismo dell'ingegnere Gaetano Ciocca, che ho già menzionato, edito da Bompiani nel 1933. Il libro ha avuto un grande successo, 3 edizioni, 1933, 34, 41, e è stato ristampato 6 volte, dall'agosto di 33 al febbraio di 34, e ha meritato anche l'articolo su Il Popolo d'Italia, lo stile del quale indicava la mano del duce di persona. Giuseppe, posso un po' d'acqua? Grazie. Il sottotitolo del libro era Come è andato a finire il piano quinquennale. Sembra però insolito che l'ingegnere abbia dedicato il saggio alla materia apparentemente lontano dal suo ambito di lavoro, ma rivela l'interesse comune. La maggior parte dei libri sulla Russia editi in Italia al cavallo dell'anno 30 erano dedicate alla nuova politica della pianificazione per l'industrializzazione del paese, lanciata dal governo di Stalin nel 1928. E il piano quinquennale era visto come una innovazione alternativa al capitalismo americano e anche come una via affine alla politica di corporativismo fascista. E, il motivo della permanenza russa di Ciocca è una delle testimonianze di tale politica. Lui era incaricato di progettare la grandissima fabbrica dei cuscinetti a sfera di Fiat a Mosca ed osservare il cantiere. Il secondo libro, dedicato all'architettura, è Un fascista al paese dei Soviet di Pier Maria Bardi. È quasi la metà del libro dedicato alle vicende edilizie, architettoniche ed artistiche. Con il linguaggio da storico e critico professionista, Bardi descriva, non sempre libero da preconcetti, gli effetti del governo socialista, le particolarità dell'esperimento economico, la vita quotidiana dei cittadini e in particolare il processo edilizio ed artistico, desiderando controporre il suo giudizio alla, cito, conoscenza della Russia formata attraverso i libri francesi e le fotografie scattate di sotto in su, messe in giro dagli uffici di propaganda di Mosca. Qui
si riconosce lo stile di fotografia costruttivista, di cui promotore era Aleksandr Rodchenko. Cito: Mosca va guardata, capita, studiata e socialmente negata, dice Bardi, e afferma che si deve distinguere fra vetrina e retro, e che era il retro che andava esplorato. La visione di Bardi a riguardo, più che scettica, sembra essere curiosa per un ricercatore, poiché rappresenta il parere professionale, dimostrando i punti attrattivi per uno competente nel campo dell'architettura e dell'arte. Catturano a sua attenzione le nuove tipologie edilizie e le vicende dell'arte russa del post-avanguardia, che conosceva evidentemente dalle riviste di architettura italiana ed estere. Così si spiega: mi sono procurato il mezzo di pranzare in una fabbrica di pasti, di risalire il corso dell'arte e dell'architettura cosiddette russe, di visitare con la meticolosità di un agente la nuova casa del compagno comunista, con cucina e senza cucina, per farmi un concetto preciso di tutto. Il confronto degli oggetti d'interesse menzionati da Bardi con la storia dell'architettura russa mette in evidenza i suoi momenti innovativi particolari per l'altra cultura. Tra viaggiatori italiani nell'URSS vediamo anche il ministro dell'aeronautica Italo Balbo, scrittore Curzio Malaparte, slavista Ettore Logatto, i protagonisti della scena culturale e politica d'epoca. Ma non sono loro. A testimonianza dello straordinario interesse alle tendenze culturali russe, esiste anche un gran numero di traduzioni dal russo in italiano tra 1930 e 1934, il più alto di tutto il ventennio. E il caso straordinario è Renzo Bertoni, che nel 1931, appena laureato in scienze politiche presso l'Università di Roma con la tesi Fascismo e socialismo, visita l'Unione Sovietica senza guide per vivere la vita del comune cittadino sovietico e conclude la sua esperienza con il libro La Russia, trionfo del fascismo. E qui da notare che il tema non era... Era una testimonianza di una corrente del pensiero d'epoca. Ricordiamo per esempio che nel 1934 esce il libro del intellettuale francese Pierre Drieu La Rochelle, Socialisme fasciste. E ogni tanto lo studio dei fonti riporta dei dati e di legami non aspettati. Nel 1932, tra tanti altri, è uscito il libro di Giuseppe Gregoracci, Riuscirà la Russia. La prefazione era scritta da Virginio Gaida, all'epoca direttore di Giornale d'Italia, uno dei più competenti esperti in politica internazionale, nonché un portavoce della politica del regime fascista. Gaida, tra i primissimi, anzi, in Italia, dedicò nel 1920 un libro sulla nuova politica nella Russia post-rivoluzionaria. Sempre suo è stata una delle prime note sul piano quinquennale pubblicata su Gerarchia nel settembre 1928, quindi nello stesso, quasi subito dopo l'ufficiale annuncio dell'inizio del piano. Gaida fu il corrispondente ufficiale di La Stampa in Russia dal 1914 al 1918 e anche l'addetto dell'ambasciata italiana a Pietrogrado con, cito, non ben chiari incarichi di carattere politico-militare. Praticamente tutti i viaggiatori italiani nell'URSS lasciavano le descrizioni delle nuove costruzioni sovietiche che mettono in luce la loro percezione d'epoca, all'epoca. Interessante da analizzare il giudizio di Pier Maria Bardi sulla sede dell'industria
dell'industria di Stato a Kharkov, in seguito considerato come il capolavoro del costruttivismo, che oggi fa parte di ogni manuale sulla storia dell'architettura contemporanea. Una piazza a cerchio all'americana è il primo tentativo di soluzione organica di un quartiere nel momento più riposato della rivoluzione. Una piazza disordinata e destinata a testimoniare l'inesperienza di un popolo e dei suoi architetti. Basta che io accenni che l'ingresso non ha una linea d'infilata, che il profilo sarà formato da moli di 24, 16, 12 e 6 piani, che l'unità e la chiarezza delle masse sono così compromesse che molteplici vie in partenza a raggiera che si sono dovuti ricordare gli isolati con ponti di comunicazione all'altezza del quinto piano. Qui ho riportato le altre citazioni. Il libro di Bardi, uno dei più grandi promotori italiani del movimento moderno, è una fonte eccezionale per sviluppare le ricerche sul linguaggio critico d'epoca, per capire le differenze tra la morfogenesi del costruttivismo russo e il razionalismo italiano. Una fonte simile è il libro L'architettura italiana del dopoguerra, di uno storico dell'architettura russo, Lazar Rempel, uscito nel 1935 presso la casa editrice dell'Accademia Pansovietica dell'Architettura. Uno dei coautori, però che non ha partecipato alla stesura del volume, è stato Hans Mayr, ex direttore del Bauhaus, che allora soggiornava nell'Unione Sovietica. E una delle descrizioni dell'architettura italiana contemporanea di Rempel: rinascimento dello spirito della Roma imperiale combinato con la nuda estetica del secolo delle macchine. E appunto questa descrizione rivela gli elementi dello stile come erano viste all'epoca. Nella premessa Rempel chiede: perché mai siamo interessati all'opera dei maestri italiani, anche di quelli che hanno legato il loro destino con il destino del fascismo? Bardi sintomaticamente apre il suo racconto con il capitolo Roma o Mosca. Ancora nel 1926, Massimo Bontempelli, sulle pagine del primo numero della sua famosa rivista Novecento, descrive le capitali dei due paesi. À l'heure actuelle, il y a en Europe de tombeaux de la démocratie du 19e, l'une est à Rome, l'autre à Moscou. E tra i primi scritti che anticipa la futura polemica di inizio anni 30, Roma o Mosca. Gli studi di questa polemica nell'ambito culturale rivela non soltanto i punti cruciali delle due culture, ma i momenti chiavi della storia del pensiero modernista. L'arte figurativa rimane sempre una fonte indispensabile per la storia dell'architettura, perciò consideriamo come l'oggetto di studio le opere degli artisti, soprattutto pittori. Per esempio i quadri di Alexandre Denec, che ha soggiornato a Roma nel 1935, lasciando alcuni acquarelli con le vedute dell'architettura romana contemporanea, che pongono la domanda: come mai un artista va a vedere l'architettura contemporanea e, essendo a Roma, che è comunque un caso strano, e come mai decide di lasciare le tracce di questo suo viaggio, proprio di rappresentandoli nelle sue opere d'arte. E dà anche i frutti il metodo più tradizionale, gli studi biografici. Le biografie riflettono delle perturbazioni storiche vissute nel destino di un artista. Per esempio, Italo Griselli, un scultore italiano stile Liberty, nel 1913 vince il concorso del primo grado per il monumento ad Alessandro II, lo zar russo liberatore, è parte per San Pietroburgo
per provare il destino. Non vince il concorso definitivo, ma rimane in Russia, ottenendo le committenze della reggia famiglia, per cui fa circa 30 ritratti. Scoppia la rivoluzione e Griselli lavora per il nuovo potere e segue il monumento per Sofia Perovskaya, una rivoluzionaria, nell'ambito della realizzazione del piano della propaganda monumentale lanciato da Lenin nel 1918. Le forme estremamente d'avanguardia del monumento, nuovo linguaggio futurista applicato per i nuovi obiettivi dell'arte rivoluzionaria, scandalizzano il pubblico ma fanno un grande influsso sugli artisti e rimangono nei manuali della storia dell'arte russa. Griselli diventa l'insegnante all'Accademia Russa di Belle Arti, allora in stato di rinnovamento dai più importanti artisti dell'avanguardia russa come Kandinsky e Malevich. Nel 1923 Griselli torna in Italia e inizia a lavorare per il nuovo regime, ma con lo stesso successo, realizzando nel 1939 la statua del genio del fascismo davanti al Palazzo degli Uffici dell'Eur, rinominata nel 1960 genio dello sport durante le preparazioni alle Olimpiadi. E tutti i modi e i metodi di ricerca riportati qua tendono a cercare una idea, una risultante concettuale del tema. L'argomento, essendo poco studiato e relativamente poco distante nel tempo, richiede ancora di essere sedimentato per diventare poi il materiale da operare sulla scala di storia dell'arte e di cultura. I principali approcci della disciplina di storia dell'arte sono stati elaborati sul materiale antico. Il concetto del Kunstwollen, per esempio, di Riegel è stato spiegato sull'esempio dei sarcofaghi tardoromani. Il formalismo di Wölfflin è nato dallo studio comparativo dell'arte rinascimentale barocca, la quotidianità di École des Annales dagli studi di Medioevo. E vorrei fare un taglio, non è che mi metto in confronto con questi grandi studiosi sopra menzionati, ma volevo dire che vorrei fare un taglio del periodo del 1920 e 30 e studiare una parte dei suoi strati come diceva Kandinsky nel 1912, ogni periodo culturale crea il suo proprio arte, la quale non può essere ripetuta. Per esempio, noi non possiamo avere gli stessi sentimenti e la stessa anima degli antichi greci. E con questa affermazione vorrei trovare approccio al mio argomento e cercare di ricreare non soltanto gli avvenimenti ma anche i loro motivi e così scrivere una storia del mondo del modo di pensare o del modo di creare, priva di preconcetti. Grazie. Ringraziamo Anna Esenseva e invitiamo di nuovo al tavolo Guido Boni e cominciamo un dibattito allora un po' più ampio. Quando Arianna e Marcello mi hanno invitato, leggendo un po' gli abstract e poi soprattutto nel corso del pomeriggio, ho pensato a un famoso scritto di Gustavo Giovannoni, ce lo devo mettere per forza. Giovannoni è un po' al centro della metodologia, dei metodi, delle mete, delle metodologie, soprattutto nella storia dell'architettura. Aveva fatto un intervento nel 1924 al primo congresso internazionale sull'educazione architettonica che si era svolto a Riba di Londra e lui aveva tenuto a precisare tre periodi per la storia dell'architettura. Allora, una sull'educazione alla storia dell'architettura nel passato, in Italia, poi nel presente e poi nell'avvenire, citando per il passato le biografie e tutte le deviazioni che partono dagli apparati biografici con la scuola di Vienna, eccetera, per tutto l'Ottocento. Poi per il periodo in cui era interessato, quindi negli anni venti, con un'attenzione ovviamente, lui reduce dalla polemica con Venturi, un'attenzione sull'edificio, sulla costruzione, sui committenti. E poi parla anche della storia dell'architettura nell'avvenire, dove cita appunto un accenno, anzi una,
un allungare l'occhio oltre alla all'architettura, alla costruzione, anche alla società, alle nuove fonti di stampa e quindi anche alla politica, se vogliamo. E queste, diciamo, questo sguardo lontano nel tempo, nel 1924, mi sembra che possa ritornare con tutte, diciamo, le possibili diversificazioni anche oggi. Infatti, da questo punto di vista, gli ultimi due interventi mi sembra che si possono rileggere molto, molto bene questa sovrapposizione, anche perché sono tutte e due poi legati maggiormente alla storia dell'architettura. E prego, cominciamo il dibattito. Marcel, vedo che già volevi intervenire. Ne approfitto. Se non sbaglio, Francesco, hai detto che ti servi dei metodi tecnologici. Io lo vedo più che internet allunga il mio braccio, ma non lo vedo come un metodo. Forse ho sbagliato il termine, cioè dei mezzi tecnologici, quindi... Ok, dunque... Sì. No, cioè la metodologia rimane comunque quella tradizionale, cioè internet mi aiuta... È una storiografia l'approccio, sì. Come... Cioè mi aiuta solamente a non... visto che la mia ricerca è abbastanza internazionale, quindi dovrei comunque continuamente spostarmi e andare negli archivi, almeno internet mi può aiutare ad andare, se qualora io debba andare negli archivi, andarci a colpo più o meno sicuro, cioè vado sicuro di trovare qualcosa, oppure da casa tramite i documenti digitalizzati, quindi che riproducono proprio la fotografia del documento, io posso invece di recarmi in archivio fare lo stesso lavoro stando a una postazione internet, quindi è un aiuto, però non sostituisce assolutamente la ricerca tradizionale. Sì, riprendendo un po' quello che ha detto Marcel, vi volevo chiedere perché questi mezzi, questo allungamento del braccio, come gestisce un po' quello che c'è nell'archivio, che non è tutto, quindi bisogna andare nell'archivio, e come gestisce un po' il tuo movimento quando decidi di andare oltre quello digitale, come nella pratica, diciamo, come fai? Allora, questo è un po' il limite della ricerca informatica, cioè nel senso che difficilmente un archivio mette online tutto il suo materiale, quindi non so, per dire il Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze ha messo online solamente i registri battesimali dei maschi da una certa data a una certa data, quindi io lì andavo abbastanza a colpo sicuro, perché sapendo che Servandoni è nato a Firenze, avevo la data, il giorno, è maschio, ricadeva esattamente nel periodo dei documenti digitalizzati, io sono andato a colpo sicuro in internet e l'ho trovato. Poi anche in quel caso bisogna distinguere che cosa io cerco in internet, cioè non so, prima citavo il sito geneanet.org, sembra una banalità, però Geneanet ha un motore di ricerca in cui io digito Servandoni e lui mi guarda tutto quello che è sul suo database e mi fa vedere, questo materiale è eterogeneo, cioè va da documenti digitalizzati che sono sicuri al 100%, perché io quando ho una fotografia di un documento non lo metto in dubbio, è quello e quello posso star sicuro. Quando già trovo dei regesti di fondi d'archivio, io lì già devo metterlo in dubbio, perché non so chi ha fatto quel regesto, non so in che modo l'ha fatto, quindi lo prendo con l'intento di andare a verificare. E poi ci sono anche, non so, notizie nei forum che sono completamente inattendibili, mi posso dare solamente un indizio su come condurre le ricerche. Io prima di condurre una ricerca, cioè prima di tutto faccio la ricerca tradizionale con, non so, per dire, lo spoglio del Mercure de France è stato forse la cosa che mi ha portato più risultati sul nome di Servandoni, e anche lì gli indici erano incompleti, quindi non potevo basarmi sull'indice del Mercure de France, ma ho dovuto spogliarlo tutto. E da quello posso partire poi a fare ricerche in internet, quindi con parole chiave, anche lì se digito Servandoni associato un altro nome magari viene fuori un documento, se lo digito associato a un nome diverso magari non mi viene più fuori quel documento, quindi è molto, molto relativa la ricerca su internet. Hai già un'idea come farai la pubblicazione?
cioè la, in ordine, cioè la, la struttura? No, a livello del, perché il più sincero sarebbe se, se potresti pubblicare i documenti o i, i, il percorso, certo, per arrivare al, al documento senza commento, perché vuoi veramente dell'essenza, sì, sì, no? Della... un'appendice documentaria sicuramente, o con la trascrizione del documento, o con ovviamente, ovviamente tutti i documenti, cioè ogni notizia, come dicevo, già la cronologia è corredata da note, quindi ogni notizia che io ho trovato è dimostrabile nel documento. Le altre notizie sono indicate come notizie incerte o non verificate, e si riporta la fonte, che è sempre una fonte bibliografica, quindi riporto chi, da dove ho tratto quella notizia. E poi ovviamente ci sarà un appendice documentario in cui metterò tutti i documenti trovati. E quello che dicevo prima, il taglio della ricerca, il taglio mi porta ad affrontare Servandoni solo dal punto di vista di architetto, perché ovviamente nei 3 anni del dottorato non potevo affrontare Servandoni, vita e opere, perché sennò diventava una cosa immensa, quindi ho lasciato perdere la pittura, ho lasciato perdere i lavori di scenografia e mi occuperò solamente di architettura e apparati effimeri per feste e decorazioni. Infatti ho visto nella, nell'abstract che hai fatto riferimento al lavoro di Bruschi per Bramante, quindi un'impostazione un po' da, da scuola, sì, romana, quindi insomma poi non così rivoluzionario, insomma, no, però no, correttissimo. Sì, sì, sì. Ma a questo proposito c'è anche l'uso del disegno, cioè del rilievo del, allora, degli edifici? O... Allora, intanto bisogna dire che gli edifici superstiti di Servandoni non sono tanti. Infatti. Non sono tanti e bisogna anche, cioè, sto facendo anche tutto un lavoro per vedere proprio che cosa è rimasto del progetto originario di Servandoni su quello che vediamo noi oggi. Certo. E tipo sulla chiesa di Coulanges-Vinoz posso dire che è rimasta quasi intatta secondo il progetto di Servandoni. Saint-Sulpice ci sono delle stratificazioni. Altre cose, ci sono lavori anche di collaborazione in cui lui, bisogna anche tenere sempre conto che Servandoni, soprattutto per la chiesa di Saint-Sulpice, lui progetta sull'esistente, quindi sono lavori di decorazione, di cappelle, di interni, quindi bisogna anche tenere conto di cosa c'era prima, cosa fa dopo, quindi è tutto un lavoro. E il rilievo dal vivo, non lo so adesso fino a che punto, dipende anche dal tempo, perché il lavoro è molto grosso. Sicuramente per certe architetture, magari andare a verificare le misure dal disegno di Servandoni all'opera realizzata, quello è già in previsione per quest'anno, sì. E poi un'altra domanda, mi hai detto che lui fa parte di alcune accademie, se hai visto questi archivi di queste accademie, e se magari ha donato una sorta di biografia o di curriculum, qualche volta no, succedeva prima? Sì, no, che si sappia che lui ha fatto un'autobiografia, no. No, una nota con i principali lavori, quando viene ammesso. Lui, allora, esistono tante liste fatte da lui, liste di opere, quindi su quelle si può stare abbastanza sicuri. Esatto. E sono fatte, allora lui era molto litigioso, quindi litigava un po' con tutti, e quindi ci sono tantissime cause giudiziarie. E lì lui si presenta, oltre a quella di Lisbona che ho citato, ce ne sono altre a Parigi, e ogni volta che c'è la testimonianza di un processo, lui si identifica con l'architetto e poi dà la lista di tutte le sue opere. Quindi quello ce ne sono parecchie, ce ne sono... Poi anche Mercure de France dà dagli anni 30 delle liste di opere, sì, ne ho parecchie di liste. Sì. Anche una Stoccarda che si conserva del 1763, una a Lisbona, parecchie a Parigi. Quindi sulle opere... Sì, più o meno si può stare sicuri. Sicuri. Poi certo. Il Mercure de France le completa perché ne dà altre che però sì, non si sa poi niente oltre quella notizia. Certo. E quelle verranno riportate solo nella cronologia, senza spiegazione. Insomma. Altre domande? Sì, sì, era di Kandinsky. Sì, sì, certo. La citazione era quella che ogni periodo culturale crea il suo proprio arte, la quale non può essere ripetuta. Per esempio, noi non possiamo avere gli stessi sentimenti e la stessa anima degli antichi greci. Lui ha fatto questa considerazione nel 1912, quindi proprio nella vigile dell'epoca del mio interesse.
Io Diana conosco tanto delle sue ricerche, quindi mi viene anche difficile fargli una domanda, però solo una curiosità: se invece sulle riviste di architettura di allora, tipo Architettura e Arti Decorative, o anzi meglio quando diventerà architettura, se ci sono nei note e commenti delle notizie che parlano dell'architettura dell'Unione Sovietica, a parte proprio gli articoli. E poi anche per quanto riguarda Rodchenko, alcune foto di Rodchenko mi ricordano anche delle composizioni, insomma, sia fotografiche che anche grafiche, che erano state pubblicate su Campografico, questo importante periodico di grafica italiana, sempre degli anni 30. Se, insomma, avevi trovato dei riscontri? Sì, sulla prima domanda, sì, certo che erano, per esempio, che sono state proprio parecchie le pubblicazioni sull'architettura russa, sia quella antica, gli autori erano quelli sì, emigrati dopo la rivoluzione, che continuavano le loro ricerche qua in Italia. Queste ricerche di solito erano dedicati o alla presenza italiana in Russia, oppure sull'architettura, sulla particolarità dell'architettura russa antica, medievale, che all'epoca, negli anni 20, è stata ancora poco studiata e poco conosciuta. E nell'ambito di tutte le ricerche degli anni 10 e 20 che sono avvenuti con la riscoperta dell'icona, della simbologia dell'icona, e poi anche nell'ambito dell'interesse all'arte bizantina, si stava per inserire nell'ambito della storia dell'architettura europea mondiale, e quindi trovavano anche il loro interesse qua in Italia. E invece la parte dedicata all'architettura moderna, il principale promotore era Vinicio Paladini, un italiano nato e cresciuto e formato come l'architetto a San Pietroburgo, che si è trasferito in Italia negli anni 20 dopo la rivoluzione, e che manteneva ancora i contatti con tutti i più famosi rappresentanti dell'ambito delle avanguardie russe. E appunto lui si pubblicava gli articoli sul costruttivismo, e proprio rappresentava questo stile come il probabile punto di riferimento per la nuova architettura italiana, che stava performandosi dal 26 con Gruppo 7, il Circo, e poi ad Alberto Libera, l'Ambiente Romano, di Libera, Ridolfi, eccetera. E poi negli anni 30 anche Marcello Piacentini scriveva, sì, che lui ha dedicato per esempio un grandissimo articolo al concorso sul Palazzo dei Soviet. Per la grafica? E per la grafica, secondo me, che Rodchenko è stato pubblicato nelle moltissime riviste tedesche d'epoca, perché anche insegnava a Bauhaus, era molto in contatto con l'ambiente tedesco-ungherese. E mi sa che sì, appunto, se c'era qualche influsso, proveniva da lì, dalle riviste tedesche. Altre domande? Federico. Dottoressa Piazemtseva, volevo chiedere se c'erano delle relazioni di opere o comunque di progetti esecutivi effettivamente elaborati tra Italia e Russia, che erano unite da uno strano flirt dovuto alla totalitarità dei loro rispettivi regimi, anche se erano di segno completamente opposto, dei progetti o delle realizzazioni in campo urbanistico,
degli studi della, non so, della città lineare sovietica che possono aver in qualche modo colpito gli urbanisti italiani, o di contro i progetti delle città di nuova fondazione, se possono essere stati conosciuti o aver influito in qualche maniera sull'urbanistica sovietica. Che quello che riguarda la città lineare è così, quello che viene in mente per prima è quel progetto di Virgilio Testa per la città tra Ostia e Roma, ma lì non sono sicura che è stata proprio l'influenza russa, perché comunque c'era l'esempio spagnolo di Sorimata. Ma dalla parte russa è stata una fortissima interesse per la ricostruzione di Roma dell'inizio degli anni 30, e appunto escono parecchi articoli nel 34, proprio all'inizio della stesura del nuovo piano regolatore di Mosca, che è stato approvato nel 35. Poi quello che riguarda Sabaudia, sì, nell'architettura dell'URSS, la rivista ufficiale come qua l'architettura, hanno pubblicato 2 o 3 articoli su Sabaudia, che è stata criticata in una maniera molto positiva. Non so se ho risposto. Sì, solo una curiosità sulla curiosa figura di Italo Griselli, perché sarei curioso vedere le opere che faceva per la famiglia del zar prima di questa conversione. È un caso unico, insomma, di capacità di cambiare stile secondo le opportunità, o si trova un po' come una persona unica o singolare che riesce più degli altri a cogliere la necessità di adattare uno stile con un contesto politico radicalmente diverso? No, non è stato un caso unico. Per esempio lo stesso Respighi, che lui proveniva dall'ambiente San Pietroburghese, che ha lavorato per molti anni nell'orchestra di imperiale di San Pietroburgo, e poi negli anni 20 è trasferito lì, e il suo destino in seguito è abbastanza noto, che è famoso come un compositore abbastanza del regime anche. E secondo me è, in qualche modo è proprio il carattere di un artista italiano che può adattarsi a qualsiasi condizione, che diciamo la politica per lui non è un'essenza della sua arte, che non è una parte fondamentale come per esempio nella maggior parte dei casi per gli artisti degli altri paesi, che comunque hanno più stretta legame all'idea per cui lavorano. Ci sono altre domande? Allora, Marcel? Ah, no. Se non ci sono altre domande, allora invitiamo Ariane Varela Braga a chiudere la giornata di studi. Bene, allora mi tocca l'arduo compito di fare un riassunto della giornata, ci proverò. Questa giornata innanzitutto vorrei ringraziare i relatori e quelli che sono stati qua fino alla fine. È stata molto ricca, molto interessante. Abbiamo cominciato questa mattina con Valentina e Eric, che ci hanno parlato del connoisseurship. Abbiamo cominciato con questo sguardo molto ravvicinato sull'opera e questa cosa interessante, come ha detto Valentina, del dono, quindi questo stare tra un'arte e una scienza, questo dono, questa istintività, una cosa importante, e che spesso questa cosa dell'istintività è molto
valorizzata per le scienze dure, invece noi delle scienze umanistiche tendiamo a metterla un po' da parte per farla apparire come una scienza più dura, più logica. Dei pericoli legati al conoscersi, questo era interessante di vedere come ha fluttuato nel corso degli anni, e soprattutto l'apertura alle altre scienze, il fatto che Eric ha messo in rilievo questa importanza dell'apertura alle altre scienze transdisciplinarie per rinnovare e per sopravvivere soprattutto come metodo. Lui ha fatto riferimento ad esempio alla genetica letteraria, di questo dispositivo genetico che ci ha illustrato la mattina. Poi invece un altro spunto è stato quello che ha collegato gli interventi di Sara e di Tamara, che invece hanno messo hanno focalizzato l'attenzione sull'importanza del contesto, degli aspetti diversi, urbanistici, sociali, politici, iconografici, tecnici ed economici, anche con l'intervento questo pomeriggio di Anna adesso, che ci fanno capire come sia ricco di spunti, ricco di transdisciplinarità, infatti, per la storia dell'arte e dell'architettura. Un'altra cosa che mi ha colpito nel pomeriggio è stato l'intervento di Virginia quando ci ha parlato dell'esercizio della scrittura, di questo atto di narrazione, perché non dobbiamo dimenticare che alla fine il prodotto finale di questo dottorato, diciamo, è un prodotto scritto che si deve leggere, e leggere anche senza, diciamo, in modo fruibile, non so come si dice, però è un esercizio di stile, quindi che risponde anche a delle regole formali, e quindi un'altra ancora metodologia. E il fatto che la storia dell'arte deve creare una narrazione, non deve essere una cronaca, questo è un fatto molto importante, questi metodi anche di scrittura che dobbiamo imparare nel corso del nostro percorso. Poi che il risultato finale della tesi, anche se può essere un po' noioso, un po' formale, poi si trasforma in un libro, speriamo, quindi deve anche essere piacevole da leggere, speriamo. Poi, molto interessanti sono stati gli interventi di Carina e di Francesco intorno alla monografia, come scrivere una monografia, e di farci vedere questi due modi di avvicinarsi all'artista, da una parte cercando di ripercorrere un po' come un investigatore la biografia di questo artista, e dall'altro di partire dall'ambiente, dalla committenza, quindi tutta la rete anche di opere, tutta la collezione, catalogo delle opere, questi due metodi diversi. Poi il problema delle fonti, la ripulitura, come l'hai chiamata tu, delle fonti, che accomunano tutti gli storici dell'arte, in particolare abbiamo visto oggi Sara, Tamara, Carina, Francesco, un po' di meno Eric questa mattina, e Valentina. Questo problema della ripulitura, il problema di mettere a fuoco e anche di scegliere quale materiale trattenere, insomma, per la nostra ricerca. Questo è un problema abbastanza, insomma, si impara sempre facendo, non c'è un modo particolare per farlo. Abbiamo parlato dei nuovi mezzi, questi strumenti tecnologici, però rimane l'attendibilità di queste fonti di internet, eccetera. Però questo è un problema comunque che rimane anche per gli altri, perché se pensiamo agli articoli nei giornali, non sono spesso attendibili, quindi queste fonti non è che spostano soltanto i problemi, però sono sempre gli stessi. Ma invece, allora, per concludere, io tutte queste questa ricchezza metodologica, tutta questa importanza, e questa giornata soprattutto, mi pare, ci ha fatto capire anche la difficoltà di confrontarsi con queste metodologie, che spesso possiamo rimanere o molto vicino ai documenti o troppo distanti, però c'è una messa a fuoco, e questa è la cosa difficile da fare. E questa difficoltà è anche legata al fatto che
adesso io non so, ognuno ha la sua esperienza, però nel percorso universitario spesso non siamo preparati, non conosciamo bene i metodi, è una cosa molto empirica, lo dobbiamo mettere a fuoco noi stessi da soli, è una perda di tempo anche, perché sarebbe molto meglio se proprio all'inizio del nostro percorso ci fosse delle... diciamo un riassunto. Dobbiamo sempre contare molto sui nostri professori e che pensiamo che il suo metodo sia l'unico possibile, poi con il tempo vediamo, prendendo un po' di distanza, che ci sono tanti altri. Poi questo è una cosa che andrebbe meglio focalizzata, però intanto credo che sia stato, spero, anche una cosa interessante per tutti noi. Abbiamo imparato tanto e volevo ringraziare, prima di lasciare, insomma, di andare all'aperitivo, volevo ringraziare tutti voi, tutti i relatori che hanno partecipato alla giornata, i moderatori, Giuseppe e Ludovico, il pubblico che è rimasto fino alla fine coraggiosamente, non si è addormentato, anche e soprattutto l'Istituto Svizzero che ci ha ceduto questo spazio nel pomeriggio, il direttore Christoph Riedweg, Henri Dorit-Matt, il nostro responsabile scientifico, tutti quanti che ci hanno aiutato, Tiziana, poi Laura la stagista, insomma tutti quanti che ci hanno aiutato, San Luca, l'Accademia di San Luca questa mattina che ci ha ospitato, Claudia Conforti che purtroppo non c'è adesso per la collaborazione. E ecco, e vi inviterei adesso fra poco per un aperitivo, un rinfresco. Grazie.